Capitolo 4. Wang e Wush. Taccia ogni carne mortale. Quando il colonnello William Koppenborg, capellano cattolico sulla porta aerei USS Olympia, sentì sei colpi di sirena seguiti dalla voce del comandante che gridava dall'altoparlante: «Uomo in mare! Uomo in mare!» Il suo primo pensiero fu goffamente egocentrico. Il comandante sta parlando di me, della mia anima che è caduta fuori bordo e sta sprofondando nell'oceano. Era nella cappella. Il soffitto alto 2,5 metri, le sedie pieghevoli di metallo e i palli di neon davano l'impressione che anche il più vivace dei marinai fosse a un passo dalla morte e ricordavano più uno scantinato per incontri fra alcolisti anonimi che un luogo sacro. Dopo aver lasciato 3 dozzine di uomini a Pearl Harbor, ultimo scalo dell'Olympia prima di concludere i suoi 6 mesi di missione, la porta aerei aveva un equipaggio ridotto ad appena 5.102 uomini, una popolazione comunque abbastanza numerosa da avere bisogno di leader religiosi. Le pareti della cappella erano tenute spoglie perché potessero servire a molteplici scopi. L'equipaggio dell'Olympia comprendeva ebrei, musulmani, protestanti e cattolici, fra gli altri. Il capellano era Padre Bill, per quelli che lo frequentavano regolarmente, Padre per quelli all'antica, Don per gli amanti dei soprannomi confidenziali e semplicemente Signore per i marinai di primo e secondo livello alla prima esperienza, e ancora impegnati ad apprendere le sfumature del galateo marinaresco. In quel momento però Padre Bill non era niente per nessuno. Era un disperato nel ripostiglio della cappella, con i pantaloni piegati su un mucchio di bibbie e un sacco della spazzatura ai piedi per raccogliere le gocce di sangue mentre si passava un taglierino sulla pallida coscia nuda. I rumori assordanti erano quelli delle catapulte, che scagliavano in cielo Hornet, Hawkeye, Growler, Seahawk e Greyhound. La cappella era sul ponte 02, appena sotto quello di lancio, e a ogni decollo, a intervalli di 30 secondi, tutto vibrava come una gigantesca maraca. Senza nessuno seduto a tenerle ferme, le sedie pieghevoli si spostavano. Gli innari cadevano dal pulpito. La vernice si staccava dai muri. Padre Bill credeva di sentire le ostie per la comunione che si sbriciolavano nella teca lì accanto. Un tempo gli schianti e i sibili gli avevano dato conforto. Erano rumori dell'altro mondo che gli ricordavano cose più grandi, poteri più forti. Qui, nel ripostiglio, gli schianti erano schiaffi, i sibili il suo respiro che un anfibio invisibile gli toglieva. Quando non era accecato da lacrime roventi, usava i rumori a proprio vantaggio, affondandosi la lama nella coscia a ogni schianto e tagliando a ogni fischio. Padre Bill amava quelle sensazioni, preferiva controllare il proprio dolore anziché sopportare l'agonia di un Gesù Cristo deluso che incombeva su di lui da un crocifisso sospeso, le spine della corona come aghi sulla testa di Padre Bill. Di nuovo il comandante. «Uomo in mare! Tempo più uno! Adunata generale! Tutti gli uomini sul ponte!» Le operazioni erano appena cominciate. Ci sarebbero stati altri decolli prima che gli uomini sul ponte potessero bloccare le catapulte senza correre pericolo. Portandosi la lama alla bocca, Padre Bill leccò il sangue. Ultima salata punizione prima di prendere il rotolo di garza e cominciare ad avvolgersela intorno alla coscia. Le bende si imbevvero immediatamente, lasciando emergere macchie di sangue, e lui ebbe un attimo di preoccupazione. Forse aveva scavato nelle cicatrici una volta di troppo, e fra qualche minuto alla dunata il sangue si sarebbe diffuso sui pantaloni come urina, prova dello schifo che si era impadronito di lui. La vita a bordo di una porta aerea era rumorosa e sporca, mancava lo spazio, faceva troppo caldo, troppo freddo. Ma fino a pochi mesi prima, Padre Bill non si era mai pentito di aver accettato 21 anni addietro l'incarico di ufficiale di marina e cappellano militare. Era un lavoro che lo ispirava.
battezzare marinai all'alba in una tinozza sul ponte di volo, ricevere richieste di preghiere che lo lasciavano stupefatto e commosso, trovare gioia nei sermoni quotidiani, per quanto scarso fosse il numero dei partecipanti, dare consigli a marinai di ogni grado per le loro personali battaglie segrete. Era qui che le cose si erano messe male. A 3 settimane dall'inizio dell'attuale incarico sull'Olimpia, un nostalgico sottufficiale pronto a dare la sua vita al Signore aveva ceduto a padre Bill una rivista pornografica tutta stropicciata, intitolata Fresh Meat. La confisca era cosa normale. La maggior parte dei 5.000 marinai stipati sulla portaerei avevano tra i 18 e i 25 anni, ma le relazioni romantiche erano proibite e i rapporti sessuali punibili come infrazioni. Decenni prima abbondavano le cosiddette pellicole di addestramento, che di fatto erano filmini amatoriali. Quelle pellicole, poi videocassette, erano state sostituite dai siti web, molti dei quali venivano bloccati dai filtri della Marina. Questo creava uno spazio per le vecchie riviste. Padre Bill immaginava che gli uomini avessero gli armadietti mezzi pieni di queste oscenità stampate male. Durante ogni missione, numerosi marinai, oppressi dal senso di colpa, gli consegnavano i loro materiali peccaminosi. Padre Bill aveva nel ripostiglio della cappella una cassetta, un bauletto di balsa con un fragile lucchetto, dove teneva tutti i materiali pornografici finché era in mare. Periodicamente, durante le licenze a terra, svuotava la cassetta e ne bruciava il contenuto. Hustler, Barely Legal, Cherie, Gallery, Swank. Mai, in 21 anni, aveva fatto altro che distruggerle. Quando il sottufficiale pentito gli aveva dato il numero di Fresh Meat, invece, padre Bill aveva fatto una cosa diversa, per motivi che gli restavano ancora incomprensibili. La copertina di una rivista assomiglia a una lingua di fuoco quando la si apre. William Koppenborg aveva vissuto così pochi anni da adulto prima di donarsi a Dio che non riusciva a rammentarli in modo affidabile. Non era mai stato con una donna, non ne aveva mai vista una senza vestiti. Gli uomini che prosperavano nel sacerdozio trovavano dei modi per calmare il desiderio. Il suo metodo consisteva nel visualizzare della sporcizia buttata in una buca, la sua libidine sepolta sotto tonnellate di terra. Quando vide la prima immagine di Fresh Meat, una donna nuda coi tacchi a spillo, il corpo magro e lucente, accucciata su un pene senza corpo, venato come il tronco di un cipresso senza fronde, il suo desiderio emerse dalla tomba. Sfogliò la rivista tagliuzzandosi le dita ma ignorando le ferite. I testicoli gli dolevano, il cuore gli martellava nel petto, il pene, fino a quel momento una semplice appendice escretoria, gli si gonfiò fra le cosce. Ebbe dei problemi durante le funzioni. Padre Bill si era sempre vantato di credere in quello che predicava. Lo aiutava a raggiungere il volume sonoro richiesto dai tonfi e dai sibili, ma le sue riflessioni sui santi e apostoli non servivano a nulla contro le labbra, i capezzoli e le vulve che gli avvolgevano il cervello come un fungo. I membri della congregazione 3 volte interruppero un sermone, preoccupati che il suo volto arrossato fosse un sintomo di problemi cardiaci. Non era così, era il terrore che qualcuno notasse l'erezione che gli gonfiava i pantaloni. Nel ripostiglio c'era una cassetta per il pronto soccorso. Padre Bill non l'aveva mai aperta prima del suo incarico, ma negli ultimi tempi la frequentava spesso. Oltre alla garza, la cassetta conteneva del cerotto, che cominciò a usare per legare il pene a una coscia. Quando l'organo si gonfiava durante le funzioni, come ultimamente accadeva sempre, lui sentiva la colla che gli tirava la pelle e si ricordava delle facce sofferenti su Fresh Meat. Non era dolore quello che provavano. Adesso lo sapeva. Essendo ignaro di sesso, cominciò a immaginare meccanismi contorti. La foto di una donna con la mano nella vagina di un'altra. Padre Bill immaginava 2 donne in prima fila tra i suoi fedeli, la mano di una infilata nell'altra fino a strapparle ovaie, intestini e reni, mentre la seconda tremava in preda all'orgasmo. La foto di una donna con le labbra che circondavano un pene.
Padre Bill immaginava un uomo e una donna nell'hangar, impegnati a fare lo stesso, solo che l'uomo spingeva fino a far uscire il pene dalla nuca della donna, spezzandole le vertebre, mentre le mandibole della donna continuavano la loro opera e staccavano il pene a morsi, affondando nelle viscere fumanti. E così via. Lampi di fresh meat portati a conclusioni bestiali, a una reciproca e statica distruzione. Erano visioni alla Bosch, alla Dalì o alla Goya, una galleria di mostruosità carnali che dicevano al colonnello William Koppenborg che stava diventando un mostro anche lui. Le tentò tutte per scacciare quei pensieri. Cantò i suoi inni, invano. Guidò centinaia di volte la congregazione in taccia ogni carne mortale, ma ogni versetto ribolliva di sinistri doppi sensi, e in particolare il primo. Taccia ogni carne mortale era la preghiera di Padre Bill perché le sue sudate visioni sparissero. Negli ultimi mesi di incarico, la sua ossessione si fissò su una donna. La chiamava «mia dolce». Lei parve accettare quell'espressione affettuosa, sorridendo al suo paterno calore. Mia dolce era giovane, ma in fondo non lo erano tutti. Era un po' in crisi riguardo al suo posto sull'Olimpia e nella vita, e aveva chiesto dei colloqui privati con Padre Bill. La pelle di Mia dolce era liscia e dorata. Lui immaginava che sapesse di pancake. Le labbra di Mia dolce erano sode, come salsicce. E lui immaginava il suo brivido di piacere mentre gliele mordeva. Quando lei parlava, lui le si avvicinava, avido di formare con lei una delle bestie dalle molte zampe che aveva visto su Fresh Meat. Ogni volta che credeva di poterla toccare, un'ombra calava su di lui. Gesù Cristo sulla croce controllava se il suo santo soldato era capace di resistere alla tentazione. La fede stessa di Padre Bill era a rischio. Gesù aveva avuto i suoi 40 giorni nel deserto della Giudea. Padre Bill aveva i suoi 6 mesi in mare. Storicamente, solo i più devoti erano sottoposti a simili prove e di questo era orgoglioso. Il dolore, dopo tutto, si poteva controllare se si possedeva un taglierino affilato e garze in abbondanza. Uomo in mare! Tutti gli uomini sul ponte! Tempo più due! Gridò il comandante. Doveva muoversi. Arrivare in ritardo per un'emergenza comportava delle conseguenze, anche per i vecchi marinai come lui. Si tirò su i pantaloni, li infilò sulle gambe bendate, poi chiuse il sacchetto della spazzatura in modo che non ne uscisse una sola goccia di sangue e lo inserì in un secondo sacchetto. Uscì dal ripostiglio. Mise i sacchetti in un bidone per i rifiuti e si diresse al suo punto di raccolta per mettersi in fila, accanto ai uomini a cui i dei non si degnavano di tentarli, il ministro, il pastore, il rabbino, l'imam e il peggiore di tutti, lo psicologo della nave, un bell'uomo muscoloso e baffuto che probabilmente formava mostruosità sessuali con donne diverse in ogni porto. Padre Bill si infilò nello stretto corridoio di metallo e adottò il passo sicuro che le persone si attendevano da lui, a dispetto delle ferite che gli pulsavano sulle cosce. I marinai correvano rumorosamente ai loro posti, il suo sguardo cercò le poche donne e si soffermò sui loro fianchi e sui loro seni oscillanti. Fresh meat, carne fresca che nemmeno le uniformi della marina riuscivano a nascondere. Nessuna di loro era mia dolce. Ciononostante, ne era deliziato. Taccia ogni carne mortale. Taccia. Una specie di influenza aviaria. Erano le 6:40, ora delle Hawaii aleutine, quando scattò l'allarme uomo in mare. Il nostro uomo Carl Nishimura, uno dei 3 capotimonieri dell'Olimpia, aveva ancora 30 minuti prima di fare il rapporto al ponte di comando. Sedeva tranquillo, o relativamente tranquillo, trattandosi di Nishimura, con altri 3 colleghi vestiti di color khaki nella mensa ufficiali del ponte 03. L'altoparlante prese vita. Ai marinai che non conoscevano bene il comandante Bryce Pitt potevano sfuggire le sfumature della sua voce, ma certo non a Nishimura.
Il comandante era livido, e per una buona ragione. Era il terzo allarme in 15 giorni, e a forza di falsi allarmi su un gigante come l'Olimpia avrebbe finito per scapparci il morto. Pochi minuti prima Nishimura stava facendo colazione come al solito. Vale a dire che era a disagio. La mensa ufficiali era il posto dove si mangiava meglio sulla nave. Il chow servito sui tavoli con una vera tovaglia era ottimo. Per completare l'impressione di tipica cittadina americana, c'erano vassoi con condimenti di ogni tipo e la TV accesa 24 ore su 24. La mensa era anche un posto di allegre prese in giro, un passatempo che metteva a disagio Nishimura. Non aveva bisogno che uno psicologo scavasse nei suoi ricordi per capirne il motivo. Chi entrava in quella stanza doveva conoscere un po' di storia navale, e quindi il nome dell'ammiraglio giapponese Shoji Nishimura e la famosa battaglia del Golfo di Leyte. Nessuna parentela con Carl Nishimura, ovviamente, ma le somiglianze superficiali erano bastate a metterlo in difficoltà quando era cadetto. Se interpretava bene le smorfie degli altri, sorrisi che svanivano nell'istante in cui entrava nella stanza, la presa in giro continuava ancora oggi fra i giovani marinai razzisti, sempre troppo numerosi. Tentava di non pensarci troppo. Erano 10 anni che nessuno si tirava gli occhi a Mandorla e lo chiamava Jap. La sua sensibilità alla propria differenza emergeva soprattutto in gruppi come quello, dove gli uomini, resi ciarlieri dal cibo grasso, sfogavano il testosterone punzecchiandosi a vicenda. La conversazione mattutina riguardava quella che il sottotenente Ronaldo Ribeiro, responsabile di incidenti e salvataggi, definiva la stranezza del gruppo di attacco dell'Olimpia. Grazie alle acque sicure fra le Hawaii e San Diego, il sottomarino e la fregata del gruppo di attacco erano rimasti a Pearl Harbor per rifornimenti e riparazioni, lasciando la portaerei con un accompagnamento ridotto di 3 cacciatorpediniere, una nave rifornimenti e l'incrociatore portamissili Vindicator. L'Aiken Looper sta girando in tondo, disse Ribeiro. Completamente fuori formazione. Esercitazioni, ipotizzò il tecnico crittografo Darrell Millichamp. Ribeiro raccolse il tuorlo col pane tostato. Mai vista una cosa del genere. Giro, giro tondo. L'ufficiale responsabile della sicurezza Waylon Lanegan ridacchiò. Non ci toglieranno altro. Possono smetterla di esibirsi. E la Pollard? Sparita. Ribeiro canticchiò il tema di Ai confini della realtà. Sparita! Cioè? Ribeiro aiutò il toast a scendere con del caffè. Sparita come questo toast. Sono salito alla torre di comando per vedere con i miei occhi. Stanno tornando per l'Harbor a tutta velocità. Lanegan incrociò le mani dietro la nuca e ruttò. A me non dispiacerebbe tornare a Oahu. 27 gradi sulla spiaggia, le wahine che fanno ondeggiare le gonnelline di paglia. Mettilo nella cassetta dei suggerimenti di Vivers. Il tenente Bertrand Vivers, un uomo talmente rigido da far apparire Nishimura un beatnik, era il bersaglio degli scherzi da 6 mesi, da quando aveva lanciato l'idea di una cassetta per i suggerimenti anonimi e l'aveva fatta installare davanti alla sua cabina. La cassetta aveva ricevuto moltissimi suggerimenti e il risultato era che le lamentele di Vivers sulla mancanza di rispetto erano diventate una fonte di divertimento sia per i marinai sia per gli ufficiali, con l'eccezione di Carl Nishimura, ovviamente. Qualunque cosa al di fuori delle regole lo faceva sudare. Millichamp accennò nella sua direzione. «Cosa ne dici tu, San Carl? Hai più esperienza di noi!» Hai mai visto una lattina comportarsi come la Pollard? Nishimura aspettò un momento e, come previsto, gli altri 3 ufficiali finsero di sforzarsi di nascondere i loro sorrisi. Se la sua rigidità gli aveva procurato il soprannome di San Carl, la sua studiata esitazione nel rispondere era diventata il ritardo Nishimura. Nishimura rispettava il suo codice. Ogni problema veniva attentamente considerato, che si trattasse di attacchi nemici nel Golfo Persico o di quale marca di dentifricio acquistare allo spaccio. Questa esitazione era un'abitudine che risaliva alle elementari, dove i compagni prendevano in giro il suo accento ereditato dal padre giapponese. Quando lo punzecchiavano per le sue reazioni ritardate, Nishimura indossava una maschera di buon umore, ma in verità ne soffriva e si vergognava per una sensibilità adolescenziale incompatibile con la marina.
si consolava sapendo che quel ritardo non sarebbe durato ancora a lungo. Aveva 43 anni e, pur consapevole che i suoi commensali ne sarebbero rimasti sorpresi, dopo 20 anni di servizio aveva deciso di incassare la pensione. La sua profonda conoscenza della vita di Marina cominciava a impensierirlo. Qualunque cosa gli avessero chiesto sull'Olimpia, avrebbe potuto rispondere come se la nave fosse la sua primogenita e non un vascello a propulsione nucleare del valore di 20 miliardi di dollari. Progettata nel 1968, varata nel 1975 ed entrata in servizio nel 1976, la CVN-68X, alias USS Olympia, alias Big Mama, era la seconda portaerei più vecchia di classe Nimitz della Marina statunitense, con 13 missioni al suo attivo. Grande quanto un grattacielo disteso, capace di percorrere 700 miglia nautiche al giorno e con un ponte di volo trafficato quanto un aeroporto di medie dimensioni. La Olympia era un gigante della storia, benché la sua attività si avvicinasse alla fine. Quello era probabilmente il suo ultimo viaggio. Era giusto, quindi, secondo Nishimura, che fosse anche il suo ultimo viaggio. La Big Mama aveva servito con onore in operazioni come Desert Shield, Enduring Freedom e Iraqi Freedom. Come poteva un marinaio dubitare della virtù di missioni battezzate in maniera così suggestiva? Nishimura dubitava e come. La sua sfiducia nel complesso militare industriale era costantemente cresciuta nel corso di 2 decenni. Colpa di un'eredità nippo-americana che comprendeva i due lati del dilemma Hiroshima-Nagasaki. Colpa di un lavoro che comprendeva la guida della nave, componente principale di qualunque esibizione di forza. Non amava ammettere che la portaerei era un'arma, la più grossa della Marina, e che tutte le sue 5.000 anime non erano che rotelline di un ingranaggio destinato a sparare. Nishimura conosceva il ciclo di vita di una portaerei meglio del proprio, ed era ora di cambiare. La domanda che ossessionava ufficiali come Riberio, Millichamp e Lenegan, cosa diamine avrebbero fatto in un'azienda privata, non preoccupava Nishimura, non gliene importava nulla. Avrebbe fatto l'uomo sandwich, il fattorino, qualunque cosa, pur di trascorrere più tempo con la famiglia. Poche persone a bordo dell'Olimpia sapevano che San Carl era sposato. Imbevuto di storie di marinai che avevano avuto le dita strappate dai macchinari, Nishimura non indossava alcun anello nuziale. Parlava raramente di suo marito Larry, un nero di Trinidad che si occupava a tempo pieno dei loro 5 figli, nella loro casa di Buffalo, New York. Avevano adottato i bambini quando il padre, la madre e la sorella maggiore di Nishimura erano rimasti uccisi in una rapina. Perché Nishimura non parlava più spesso di Larry? Non perché fossero gay. 3 sere prima, nella Benny's Hula House di Honolulu, era seduto all'aperto in mezzo a marinai ubriachi che, quando si erano stufati di guardare le surfiste, si erano messi a parlare con orgoglio delle famiglie che avrebbero rivisto da lì a poco. Era una buona occasione perché Nishimura lodasse Larry e i loro bambini, Atsuko, Chiyo, Daiki, Neola e Bea. Se non fosse stato perfettamente sobrio, avrebbe potuto farlo. Forse l'aveva preso da un padre freddo, ma gli era sempre parso poco appropriato a parlare delle persone che amava, così dolci e vulnerabili, fra uomini che in un modo o nell'altro erano addestrati ad uccidere. Era sempre così, a ogni missione. Quando saliva a bordo della Big Mama con l'uniforme stirata e inamidata nella sacca dei vestiti, gli occhi umidi e Larry e i bambini gli auguravano buon viaggio dal molo. Era una persona. Quando scendeva su quel molo 6 mesi dopo, era un altro. Abbracciando la famiglia, aveva l'impressione di essere diventato un estraneo. Le gambe gli tremavano per il mal de débarquement o per l'angoscia di non saper più tenere in braccio un bambino, dare un bacio o mangiare cibo non aromatizzato da un sospetto di gas di scarico degli aerei. Si sentiva diventare peggiore di anno in anno, di mese in mese, di giorno in giorno. Domanda per la cassetta dei suggerimenti del tenente Vivers. Come faccio a restare me stesso qui fuori? Era terribile sentirsi il cuore indurito. Per questo continuava a tenere le sue emozioni più dolci per la famiglia, respingendo i colleghi che gli si avvicinavano pieni di buona volontà. Durante questa missione, i migliori esploratori aerei,
Il capitano Clay Sulceschi e il suo assistente Willis Clyde Martell gli avevano fatto proposte amichevoli. Ci vediamo per una partita a carte? Condividiamo quei sigari favolosi? Ci sediamo sulla passerella del ponte di comando a guardare il sole al tramonto colorare le onde? Ci apri il tuo cuore. Nishimura si pulì le labbra con un fazzoletto prima di rispondere a Millichamp. Ho prestato servizio sull'ammiraglia ai festeggiamenti per il 50° del D-Day. Formazione stretta. Non avevamo compiti attivi come la Pollard, ma una fregata ha ignorato gli ordini e si è messa a procedere a zigzag. Poteva succedere un disastro. E qual è stata la spiegazione? Non riuscivano a prendere il segnale? Errore umano. Nishimura rabbrividì nella sua uniforme. Quelle due parole lo terrorizzavano più di tutte. C'era un marinaio semplice in sala macchine, convinto che lo sbarco in Normandia fosse un'invenzione del governo. E protestava così? Cristo santo! Credo che San Carlo abbia azzeccata, sospirò Millichamp. Soprattutto mentre si torna a casa da una missione di 6 mesi. Io credo che qualcuno sulla Pollard sia finito in sezione 8. A volte questi giovani cominciano a capire che stanno per riavere la loro libertà e non sanno come gestirla. Moltissime persone non sanno come gestirla. Queste parole furono seguite dal silenzio. Le chiacchiere della TV riempirono eroicamente il vuoto. Lenegan era stato sul punto di dire ad alta voce quello che probabilmente molti marinai a bordo della Big Mama stavano pensando. Da ormai 10 giorni il comandante David Page occupava un letto nell'infermeria. Bizzarra conclusione di una missione altrimenti impeccabile. Nishimura era convinto che le portaerei, stipate per natura, avessero spazio per un solo segreto: se la nave trasportava armi nucleari o no. Tutto il resto era un acido corrosivo. Su una nave le voci si diffondevano più veloci dei raffreddori. Il comandante Page era stato trovato una notte a pulire le porte con la sua biancheria. Non la smetteva di cantare If I Could Turn Back Time. Stava morendo. Divertente, ma pericoloso. Meno sicurezza voleva dire morale più basso, il che significava minore concentrazione, e questo riguardava tutti. La gerarchia di un gruppo di attacco non era complessa quanto i titoli, i gradi e gli stipendi suggerivano. Ciascuna nave del gruppo aveva un comandante e tutti, insieme al comandante del gruppo aereo, facevano un rapporto all'ammiraglio, in questo caso l'ammiraglio Jameson Vaux, che al momento si trovava a bordo del Vindicator. Se il comandante dell'Olympia si fosse trovato in punto di morte, uno degli MH-60R Seahawks l'avrebbe portato sulla terraferma. In base a tutti i rapporti, il comandante Page era cosciente e attivo nell'infermeria, semplicemente non era in piedi. In altri termini, una situazione strana. La stessa stranezza manifestata dalla Hickenlooper e dalla Pollard. Forse tutti alla mensa ufficiali pensavano la stessa cosa. Il silenzio che avvolgeva la tavola di Nishimura si estese alle altre e il rumore di sottofondo dei notiziari TV si cristallizzò in parole vere e proprie. Mi è arrivato nella posta elettronica il documento di cui avete sentito parlare la portavoce Schellenberger, quello con l'elenco dei centri di soccorso. Lì, inquadrami questo elenco, per favore. Le navi della Marina Militare trasmettono notiziari a ciclo continuo sui canali in chiaro. Molti marinai avevano i loro giornalisti preferiti e, a causa del rumore della nave, le loro preferenze riguardavano l'aspetto fisico. La maggior parte degli uomini sbavavano per un analista della NBC inviata in Afghanistan. Nishimura non conosceva le preferenze delle donne etero, ma non riusciva a immaginare che andassero in estasi per quell'idiota azzimato e pettinato che sembrava incarnare l'ideale opposto a quello del marinaio. Il suo nome, se non sbagliava, era Chuck Corso. Corso non era in forma come al solito. Aveva la cravatta storta, come se gliel'avessero strattonata. Sulla fronte, proprio sotto a una piccola chiazza senza capelli, c'erano delle macchie scure che potevano essere di sangue. Le ombre si muovevano irregolarmente sul suo volto spiritato e l'immagine tremava come se la telecamera venisse urtata. Guardando lo schermo, Nishimura provò una sensazione di nausea e si chiese se accanto alla scrivania del giornalista si stesse svolgendo una lotta.
Gli occhi arrossati di Corso erano concentrati sul portatile. Voglio che tutti gli spettatori a casa o dovunque siate prendano questo elenco con cautela. Con questi spettri non siamo sicuri di poterci fidare. Ha detto spettri? Chiese l'addetto alla sicurezza Waylon Lanigan. Il documento dice che la situazione evolve rapidamente e che le organizzazioni federali, statali e locali stanno collaborando con l'OMS per, cito, tenere informata la popolazione. Corso alzò lo sguardo. Questo non vuol dire assolutamente nulla. Tornò ad abbassarlo. Il presidente, dicono, è in un luogo sicuro. Viene costantemente aggiornato sulla situazione e sta valutando le capacità del paese. Signore e signori, questa è una frase molto inquietante. È una specie di influenza aviaria? Domandò il tecnico crittografo Darrell Millichamp. Scuotendo la testa mentre faceva scorrere il dito, Corso continuò. Sicurezza nazionale, un ente interministeriale. Risposta rapida ed efficace. Niente che non abbiamo già sentito centinaia di volte. Ci stanno dicendo delle stronzate. Come faccio a saperlo? Corso puntò un dito verso l'obiettivo della telecamera, provocando delle ombre sullo schermo. Lo so, perché sta succedendo davanti ai miei occhi. Cosa cazzo è questa storia? Disse il sottotenente Ronaldo Ribeiro, incidenti e salvataggi. Fu allora che suonarono le sirene per annunciare un uomo in mare. L'equipaggio della Big Mama si addestrava per poche cose, come per la gestione delle emergenze, e benché si trattasse di un caso senza precedenti, 3 allarmi in 2 settimane, e la diretta del crollo psicologico di un povero scemo della WWN fosse affascinante, i loro cervelli reagirono con prontezza pavloviana. Nishimura scattò in piedi. Mentre correva, sentì le posate che cadevano e le tazze di caffè che venivano posate sui tavoli. L'idea di un marinaio risucchiato negli abissi era una cosa tremenda, e quasi altrettanto tremenda era l'idea di un marinaio che fingeva una tale tragedia. Eppure, Carl Nishimura sentì un brivido di sollievo quando arrivò sulla scala e, con l'agilità di chi era in missione da 6 mesi, salì i gradini come se danzasse. Se avesse avuto accesso in quel preciso momento alla cassetta dei suggerimenti di Weavers, avrebbe chiesto che quegli allarmi continuassero fino all'arrivo a casa. Era il tipo di disastro per cui i marinai erano addestrati e li avrebbe sempre preferiti al terrore incontrollato che aveva visto in Chuck Corso. Semplicemente Jenny. Ogni membro di una squadriglia di volo veniva chiamato in modo particolare. Soprannomi, niente di più, ma da non prendere sotto gamba. I soprannomi erano un rito e una necessità, attribuiti nelle cerimonie non ufficiali durante le quali le burbe e le reclute pagavano da bere ai nonni, i membri anziani della squadriglia. Prendevano parte a riti ridicoli e o disgustosi e si affidavano alla clemenza della corte. I soprannomi raramente erano lusinghieri. Di solito facevano riferimento a caratteristiche negative o a errori famigerati, ma un soprannome voleva anche dire che si era stati accettati, comprese le parti negative. Tutti venivano chiamati col soprannome, che veniva scritto su un aereo, e Jenny sognava di vedere il proprio nome su un aereo. Rex, che si pronunciava come Rex. Incidenti. Ne aveva fatto qualcuno di troppo. Tette. Un bel tipo coi pettorali molto sviluppati. McDonald's. Durante una licenza in Australia l'aveva fatta per terra in una panineria. Torcia. Durante un atterraggio aveva irrorato il ponte di carburante a causa di una valvola aperta, provocando un incendio. Il soprannome di Jennifer Angelis Pagan era Jenny. In altri termini, non aveva un soprannome. Le veniva in mente il film preferito della sua abuela, Il Mago di Oz, in cui i compagni di Dorothy, per quanto perfettamente capaci, aspiravano comunque all'approvazione del mago. Nella squadriglia dei Red Serpents, Jenny era l'unica burba ancora senza un soprannome. Non era l'unica portoricana della squadriglia, ma era l'unica donna. E per quanto volesse convincersi che il genere non c'entrava, come faceva a esserne sicura? Era la storia della sua vita,
la storia della vita di tutte le donne a bordo. Jenny, semplicemente Jenny, fu una delle prime a sapere che era scattato il terzo allarme per un uomo in mare. Era sul passaggio dell'avvoltoio, la stretta passerella al di sopra della prima torre di controllo che garantiva la vista del ponte di volo, attraverso la nebbiolina dei gas di scarico dei jet, da un'altezza di quasi 50 metri. A dispetto della pioggia battente, il ritmo delle operazioni era vivace, i deflettori di getto si alzavano, le catapulte scattavano e i quattro ascensori facevano salire gli aerei degli hangar. Casualmente, proprio sotto di lei, c'erano i contenitori delle bandiere che si issavano sull'asta della torre di comando. Jenny vide qualcuno tirare fuori una bandiera rossa e gialla e avvertì il prurito allo sterno, il prurito che si prova quando si apprende una cattiva notizia prima di chiunque altro. Si aggrappò alla balaustra con entrambe le mani. Era sempre rischioso e potenzialmente pericoloso interrompere le operazioni all'improvviso. Sotto di lei c'era una confusione da Indianapolis. Tutti si affidavano ai segnali manuali perché le cuffie industriali indossate dalla maggior parte degli uomini sul ponte impedivano loro di sentire la sirena. I jet che stavano per partire o per atterrare l'avrebbero fatto senza la necessaria attenzione e quando qualcosa andava storto su un ponte di volo, a volte la gente moriva. La sirena cominciò a suonare. Jenny si chinò sulla balaustra. La pioggia le inzuppò immediatamente i capelli e ispezionò l'acqua intorno ai 18.000 metri quadri della nave, in cerca del lampo di una chim light che segnalasse un marinaio in acqua. Il ponte era circondato da reti, cosa che rendeva difficile cadere, ma tutto era possibile. Le portaerei erano spesso definite il luogo di lavoro più pericoloso al mondo. Il soffio rovente di un jet poteva scagliare un marinaio nella gran tazza piena di squali 15 metri più in basso, oppure, cosa meno emozionante, si poteva essere impegnati a pulire l'esterno delle finestre del ponte, dimenticarsi della cintura di sicurezza e scivolare sull'acciaio bagnato. Tutto era bagnato. Il tempo era stato terribile ultimamente e nessuno lo sapeva meglio di Jenny. Era a causa del tempo che era appollaiata sul passaggio dell'avvoltoio, esausta e con gli occhi doloranti, anziché in cabina a dormire un po'. La notte scorsa, poche ore prima, durante un acquazzone denso come una colata di catrame, aveva avuto il peggior problema di atterraggio della sua vita. Anzi, il peggiore di cui avesse mai avuto notizia. I particolari erano troppo recenti e dolorosi per riviverli, sicché aveva salito le scale della torre di comando, appesantita dalla tuta fradicia che l'avvolgeva come una coltre di cemento. Le mostrine dei Red Serpents pesanti come tombini e aveva assistito all'inizio delle attività quotidiane. La prima cosa che aveva visto erano i piloti che effettuavano l'operazione di recupero dei detriti, effettuata più volte al giorno. Tutti gli uomini sul ponte smettevano il loro lavoro, formavano una fila e avanzavano con i loro anfibi col tacco di metallo, sollevando le visiere scure per verificare la presenza di piccoli detriti che, se risucchiati nel motore di un jet, potevano distruggere un aereo da 70 milioni di dollari in pochi secondi, per non parlare del mammifero relativamente economico che lo pilotava. Jenny amava l'operazione di recupero. Forse era l'unica cosa della Marina Militare, a parte volare, che le piacesse davvero. Era uno dei rari momenti in cui la nera tristezza dei gradi e della paga lasciava il posto a tinte più luminose. Il colore del giubbotto di un marinaio indicava il ruolo di chi lo indossava, ma durante quella strana cerca, queste distinzioni, nonché quelle di classe, di genere e di razza, scomparivano come per magia. Se solo la stramba passeggiata fosse durata all'infinito. Nel momento in cui scese sotto coperta, intuì che il comandante dei Red Serpents le avrebbe vietato di volare per il suo catastrofico atterraggio e avrebbe cancellato il suo nome dal programma. Punizioni del genere potevano stroncare la carriera di una giovane pilota. Una giovane pilota che aveva già un numero di ore di volo insufficiente. Jenny si sentiva come un gomitolo che si srotolasse. Ancora una punizione o due e non avrebbe più fatto lavori di merda. Si sarebbe trovata direttamente nel carcere militare. Jenny non sapeva in che modo delle macchie simili potevano condizionare la sua carriera militare. Aveva la nausea. E la prospettiva di essere umiliata di fronte agli altri Serpents peggiorava le cose. Le donne erano in minoranza per 7-1 sulla nave e molti uomini pensavano ancora che non fossero dei loro. La possibilità che lei confermasse i loro dubbi era angosciante.
Sentì salire le lacrime agli occhi doloranti per lo scarico dei jet e fu felice che la pioggia le nascondesse. Piangere era un'altra prova di debolezza. Era da tanto tempo che provava a fare l'uomo, prima come sottoposta in attesa di ordini e poi mentre si guadagnava le mostrine alla base, dove sopportava allusioni sessuali talmente esplicite che si sentiva arrossire fino alla punta dei piedi. In base al regolamento sarebbero state molestie, ma se le avesse denunciate sarebbe stato il modo più rapido per farsi 100 nemici in una volta sola. Non erano solo parole, naturalmente. Gli uomini si mettevano alle sue spalle in modo che lei gli finisse addosso, dandogli la scusa per sostenerla con le mani. C'erano stati baci rubati e palpeggiamenti e lotte in cui aveva allontanato gli uomini con i polsi nel tentativo di non usare le mani. La lotta coi polsi, come la chiamava, la spingeva a odiarsi. Nessun uomo si sarebbe difeso con i polsi. Quando Jenny era salita per la prima volta a bordo dell'Olimpia, era quella che in marina chiamavano una Pepita, una pilota inesperta alla sua prima missione. Si aspettava qualcosa di meglio, ma era stata delusa. La Ready Room, la stanza comune riservata ai piloti della squadriglia, era stata la delusione più grande. Era ansiosa di vederla. Le Ready Room erano notoriamente escluse da molte delle regole in vigore sulle navi e quella dei Red Serpents aveva il calcio balilla, una macchinetta per i popcorn e altri comfort. Aveva anche un cosiddetto muro dell'amore, un collage di foto di mogli e fidanzate. Con poche eccezioni, si trattava di foto sexy. I piloti senza una donna che li aspettasse a casa mettevano ritagli di riviste, modelle in biancheria intima, in bikini o immerse nella schiuma. Jenny tentò di mantenersi fredda. Era tutta la vita che cercava di mantenersi fredda, ma quando gli sguardi dei suoi colleghi passavano dal muro dell'amore a lei, anche senza intenzione, la sua pelle si sentiva indegna della tuta da aviatrice e si scopriva ad alzare le braccia per prepararsi alla lotta coi polsi. Adesso, dopo l'incidente all'atterraggio, tanto valeva attaccare una sua foto nuda. Era diventata ufficialmente quello che sospettava soltanto. Indegna. Ben presto l'avrebbero saputo tutti. Aveva messo in pericolo gli uomini sul ponte, proprio come l'ignoto stronzo che per la terza volta lanciava un falso allarme di un uomo in mare. Immaginava di buttarsi giù dalla passerella, di finire in pezzi, frammenti di una pepita da eliminare durante la prossima operazione di recupero dei detriti. Il sesto e ultimo fischio della sirena della nave inviò una scossa elettrica lungo la schiena di Jenny. C'era la Dunata. Questo almeno non l'avrebbe sbagliato. Non si meritava alcun soprannome. Era Jenny. Semplicemente Jenny di Detroit. E forse non avrebbe mai visto il proprio nome su un aereo. Sarà colpa nostra. Tempo più 3. Tempo più 4. Tempo più 5. La regola era stare a babordo quando si scendeva o si andava a poppa, a tribordo quando si saliva o si andava a prua, e i marinai la rispettavano anche quando correvano. I 6 mesi di intimità con la Big Mama si rivelavano nell'istintivo chinarsi delle teste sotto i tubi, nel modo in cui i piedi evitavano i bordi dei portelli. Al tempo più 6. I marinai stavano rispondendo agli appelli degli ufficiali. 2 o 3 uomini mancavano e la loro assenza provocò un vero e proprio panico, rispecchiato dagli aggiornamenti del comandante Bryce Sweet. Il luogo di adunata di Nishimura era la plancia di navigazione dove passava la maggior parte delle sue giornate, al quarto piano dell'isola, la torre di comando a 7 piani che dominava il ponte. Si presentò con il khaki più scuro del solito a causa della pioggia e mantenne un'apparente calma mentre l'elenco degli assenti si riduceva a 2. I seguenti individui si presentano al rapporto sul cassero di poppa muniti di documento d'identità. Dai rifornimenti ET2 Zar, dall'aria macchinista aviatore Altebrando. Non si addiceva a un ufficiale di marina. Anzi, era una cosa vergognosa. Nishimura lo sapeva, ma non poteva fare a meno di gettare qualche occhiata al televisore nella sala nautica, accanto alla plancia di navigazione. Dalle facce dei marinai capiva che anche loro lo stavano guardando. Tempo più 7! Gracchiò l'altoparlante, e Nishimura fu colpito dalla certezza interiore che il cronometro non si sarebbe più fermato,
che la storia dell'umanità si sarebbe divisa per sempre tra pre-24 ottobre e post-24 ottobre. Tempo più 100, tempo più 1000, tempo più 1 milione. Il tecnico elettronico di seconda classe Zar fu trovato. Era stato un errore di conteggio. Il macchinista aviatore Aldebrando apparve solo al tempo più 10 e Pete allora dichiarò all'altoparlante che il marinaio autore di quegli scherzi sarebbe stato severamente punito. Poiché il capitano Page era in infermeria e l'ufficiale di guardia si era allontanato, Nishimura si trovò a essere l'ufficiale di più alto grado presente. L'equipaggio della plancia di comando lo guardava con timore, rendendosi conto che un falso allarme di uomo in mare poteva non essere il problema più grave del giorno. Nishimura tornò alle sue mappe e si mise a calcolare delle coordinate, pensando che un conduttore della WWN fuori di sé l'avrebbe giudicato male. Sentì che la sua faccia si irrigidiva in quella che i marinai chiamavano l'incandescenza, un'espressione a lui nota quanto San Carl e ritardo Nishimura. Un marinaio ubriaco in Australia una volta gliel'aveva descritta. Tutte le rughe dei 43 anni di Nishimura, aveva detto il marinaio, sparivano. La sua faccia diventava lucida come la pelle di un cobra. Il santo si trasformava in un demone. «Signore, ho il permesso di parlare?» L'incandescenza aumentò al punto che Nishimura sentì l'interno delle guance premere contro le gengive. Riteneva poco professionale coltivare rancori, per cui da 6 mesi lottava contro la propria animosità. Il secondo nostromo, Tommy Hanstrom. Nishimura non avrebbe ammesso di avere un rivale e nel caso avrebbe preferito che fosse qualcuno più in alto di lui, non quel moccioso di un sottufficiale. Ma quando andava in branda la sera si scopriva furibondo con Enstrom, un maestro dell'aggressione passiva. Per quanto un ordine fosse semplice, Enstrom trovava sempre il modo di discuterlo. Nishimura moriva dalla voglia di fargli il rapporto, magari di fargli perdere una mostrina, ma finora aveva esitato. Enstrom era viziato, arrogante e ribelle, ma non arrivava mai all'insubordinazione. Inoltre, il sottufficiale avrebbe contestato la punizione in alto loco e Nishimura, così vicino a concludere i suoi 20 anni di servizio in marina, non aveva bisogno che il suo addio fosse accompagnato da tensioni. «Permesso accordato!» Enstrom studiò teatralmente lo schermo del suo computer. «L'ultimo numero non dovrebbe essere un 9, signore!» «Lo è! 19!» «A me compare un 8, signore! 18!» Nishimura controllò sul proprio schermo mentre 7 campanelli suonavano delicatamente. Erano solo le 7. Il piano del giorno non era mai andato a balle quadre così velocemente, come amava dire Waylon Lanigan. Effettivamente Nishimura aveva sbagliato a inserire il dato. Era il primo errore del genere nella sua carriera e naturalmente si era verificato davanti a Enstrom. L'incandescenza aumentò. La sua faccia era sul punto di sciogliersi. Sollevò lo sguardo appena in tempo per vedere Enstrom che alzava ironicamente un sopracciglio rivolto a una delle vedette, Diane Lang. Enstrom si corresse, fingendo di non voler offendere Nishimura. «Sono certo che abbia ragione lei, signore. Deve essere un problema tecnico. Pensa che possa trattarsi dello stesso problema della Hickenlooper?» Nishimura diede a Enstrom una lunga occhiata, sforzandosi di evitare che sembrasse truce. Era un ritardo Nishimura fatto e finito, ma stavolta lo usò per esaminare se stesso. Aveva commesso un errore. Perché? Perché era stato distratto dalle notizie della TV. I manuali non potevano dirlo apertamente, ma la pancia di un marinaio era il suo barometro più affidabile. Si passò la manica sul volto per toglierne pioggia e sudore e annuì in direzione della TV. «Alzate il volume!» Wilbert Legg, quartiermastro di guardia, lo mise subito al massimo. «Legge marziale!» disse Chuck Corso. Nishimura vide il suo brivido, replicato da tutti i marinai presenti. «È questo a cui stanno assistendo i nostri inviati. La Guardia Nazionale, le forze dell'ordine locali, tutte le milizie di volontari stanno rispondendo a quella che è ormai un'emergenza nazionale. Quando parliamo con i nostri corrispondenti, quelli rimasti, continuano a citare le stesse parole delle autorità. Le ho piantate nella testa e temo che ci resteranno per sempre.
aggressivi, irrazionali, incapaci di pensare, incapaci di comunicare. Queste sono le parole usate per descrivere gli spettri. Spettri? È la parola che sta usando, annunciò Enstrom tutto sussiegoso. Dice che gli spettri divorano... Enstrom, basta! Lang sembrava malata. Cos'è che divorano? Finirà come sempre, signore, disse, o meglio, supplicò Lang. Nishimura sapeva cosa voleva dire la donna. Storie strombazzate dai giornalisti, mucchi selvaggi di partigiani faziosi che si dilaniavano sugli schermi. Più era salace il contenuto, più gli spettatori soccombevano ai loro istinti peggiori. Decenni di esagerazioni avevano reso il pubblico insensibile rispetto alla possibilità di un vero disastro, proprio come i falsi allarmi di Uomo in Mare stavano rendendo insensibile l'Olimpia. La voce di Chuck Corso, tuttavia, aveva il cupo timbro stonato della verità. La risposta del governo si sta dispiegando in modo molto disorganizzato. Secondo i nostri inviati, ciò dipende in gran parte dal fatto che non è per niente chiaro chi sia una persona normale e chi uno spettro. Per dirla tutta, signore e signori, questo vuol dire che dei cittadini vengono assassinati da altri cittadini. Tra qualche ora la notizia si sgonfierà, signore. A Nishimura bastava guardare Corso per sapere che era vero il contrario. Aveva un'aria che Nishimura aveva visto soltanto nei piloti recuperati in acqua dopo un colpo a freddo. Un decollo finito direttamente in mare, davanti alla prua di una portaerei d'acciaio da 95.000 tonnellate. Erano come bambini traditi, che si accorgevano della rapidità con cui le leggi naturali del mondo potevano rivolgersi contro di loro. «Noi non siamo così!» Corso batté il pugno sulla scrivania a ogni parola. Supplico quelli di voi che pensano di scendere in strada con un'arma. Vi prego di non considerarla un'occasione per... Non so neanche come dirlo senza usare le parole in codice che ci allontanino ancora di più. Non uscite per ammazzare qualcuno, va bene? Se questo diventa un linciaggio di proporzioni nazionali, quello che seguirà non sarà colpa degli spettri. Capite? Sarà colpa nostra, solo nostra. Perché la Marina non è informata di questa storia? Se è una cosa reale, perché nessuno ce l'ha detto? Il comandante Page è ammalato. L'ammiraglio Vo, allora? Sul Vindicator. Enstrom si girò per mostrare a tutti la propria incredulità. Perché non ci chiama, allora? Perché non riceviamo istruzioni? Signore, lo ammonì Nishimura, ma la sua voce era diventata più fragile della schiuma marina. Un istante prima che Enstrom dicesse Vindicator, Nishimura aveva guardato in direzione dell'incrociatore. Dalla zona del radar si levava del fumo. Aggressivi, irrazionali, incapaci di pensare, incapaci di comunicare. Io dico solo che queste parole, destinate a descrivere gli spettri, suonano familiari. Non è così? Molte persone in questo paese sono state definite in questo modo da chi deteneva il potere, da chi aveva in mano la legge e le armi. E quali consigli hanno dato queste stesse persone ai nostri inviati? Bloccare, fare a pezzi, sparare. La forza degli spettri, ci stanno dicendo, è nel loro numero. Dov'è la nostra forza invece? Non è anch'essa nel numero? Corso si asciugò il sudore e si guardò la mano come se vedesse del sangue. Non dobbiamo cadere in... non so, qualcosa di peggio. Deve essere un'arma biologica. Non dovremo chiudere. Com'è possibile che un agente biologico venga rilasciato dappertutto nello stesso momento? Una cosa del genere. La sicurezza nazionale ce la direbbe. Loro, invece no! Nessuno ci dice niente! Secondo Nostromo Enstrom, si rivolga a me chiamandomi signore. Il ruggito di Nishimura diede l'impressione che l'incandescenza gli avesse spaccato la faccia. Per la prima volta sembrava davvero che avesse preso fuoco e che stesse bruciando. Le sue labbra, ritratte per il caldo, mostravano i denti digrignanti. Il sibilo che sentì era il respiro trattenuto dal resto dell'equipaggio. «E se mi interrompe ancora una volta, farò chiamare il capo della polizia militare e lei tornerà a San Diego in una cella di sicurezza. Sono stato chiaro, secondo Nostromo?» Enstrom, prima pallido come tutti gli altri, diventò rosa. Poi rosso, poi continuò, superando il magenta, e diventò di un viola profondo e sudato.
Le sue mani si strinsero a pugno sui fianchi e tutto il suo corpo si contrasse come quello di una donna che partorisce. Il risultato fu un aborto, una rabbia silenziosa che non trovava sfogo. «Sì, signore!» Nishimura si girò per nascondere quello che temeva fosse il proprio pallore. Prima commette un raro errore tecnico, poi, cosa ancora più rara, alza la voce. Cosa aveva? La notte scorsa era stata tempestosa e turbata dall'atterraggio sbagliato di una povera recluta, ma aveva dormito bene, come sempre. Non c'era alcuna possibilità che quello fosse un incubo o una conseguenza della mancanza di sonno. Si sostenne alle razze del timone e guardò il ponte. Gli aerei avevano ripreso a muoversi, i piloti non temevano il maltempo. L'11 settembre era sulla Stennis, CVN 74, e non aveva mai dimenticato la sensazione provata mentre si precipitavano verso il Mar Arabico. Istruzioni simili sarebbero arrivate ben presto. Se Chuck Corso aveva ragione, l'America era sotto attacco e Nishimura si aspettava di vedere il comandante Page uscire dall'infermeria e presentarsi sulla plancia di navigazione gridando 30 nodi. Ma non era successo. E continuava a non succedere. Senza una direzione da parte della sicurezza nazionale, del comando del Pacifico, di Page o di Vaux, Nishimura non aveva altra scelta che seguire le regole, adeguarsi alle procedure e farla finita con i suoi ritardi. Si schiarì la gola. Non gli piaceva il raspio della sua voce, ma parlò con forza per la seconda volta nella sua carriera. Doveva farlo, per i suoi uomini, per il suo paese. Lang, occhi aperti! Voglio vedere decolli e atterraggi regolari là fuori. Qualcuno si metta in contatto con la torre di controllo. Enstrom, sottovento, vogliamo che questa testa piatta proceda senza sbandamenti. Che ne dice, quartiermastro? Pensa di poter chiamare l'ufficiale responsabile del ponte? Magari siamo fortunati ed è già in arrivo, eh? Non male, pensò Nishimura. Me la sto cavando. Afferrò il binocolo per studiare l'orizzonte, ma ciò che vide nella mente fu la faccia di suo marito Larry. La tristezza che lui non nascondeva più quando Nishimura partiva per una missione. Poi c'erano le facce dei suoi figli, che andavano dall'angoscia della più piccola, Bea, al freddo disprezzo del più grande, Atsuko, il cui cuore, come quello di Nishimura, si stava indurendo velocemente. Per diventare un uomo migliore, Carl Nishimura doveva passare di qui. Doveva tornare a casa a Buffalo, e l'avrebbe fatto, senza dubbio. A meno che gli spettri non si trovassero già a bordo, cosa ovviamente impossibile. L'amore era l'oceano. Alle 11:15, ora delle Hawaii aleutine, l'apprendista marinaia semplice Gene Cobb e il meccanico Edmund Scott Blakey, la prima dopo aver lasciato il suo lavoro d'ufficio nel settore elettronico, il secondo la pulizia del pavimento, erano nel bel mezzo di un rapporto sessuale in un bagno maschile fuori servizio sul lato di babordo del locale Argani di Prua. Jean era nuda dalla cintola in giù, le scarpe, le calze, i pantaloni e la biancheria in un mucchio sotto un distributore di asciugamani. Scud non si era tolto le scarpe, aveva pantaloni e mutande alle caviglie e la fibbia della cintura tintinnava ogni spinta del bacino. L'atto era una flagrante violazione di una regola strettamente osservata. Nessun rapporto sentimentale o fisico sulla nave. Una relazione finita male nell'ambiente chiuso della portaerei poteva risultare esplosiva e quindi pericolosa. Chi veniva colto poteva perdere la paga, perfino le mostrine. Gli ufficiali non smettevano di parlarne. C'erano dappertutto cartelli plastificati, anche all'ingresso di quel bagno. Qualsiasi esibizione di affetto a bordo della nave è rigorosamente proibita. C'era comunque chi ci provava, inevitabilmente, negli sgabuzzini e nelle dispense, incontri detti speciali a luci rosse. Così almeno giurava Scud ogni volta che lui e Jean facevano sesso, e lei concordava ansimando. Se la marina era l'Olimpia, l'amore era l'oceano, incommensurabilmente più forte, capace di inghiottire interi eserciti, intere civiltà. Scud e Jean si conoscevano solo dall'inizio di quella missione, ma quando si trovava la propria metà dopo una vita che la si cercava, la si riconosceva. Caddero in quelli che consideravano i ruoli di Romeo e Giulietta, scagliando il loro illecito amore contro le regole della marina e le rispettive famiglie, che li avrebbero denunciati entrambi. Una relazione illegale a bordo di una nave della marina,
li avrebbero diseredati. La marinaia e il meccanico si passavano bigliettini con tragici messaggi nei corridoi, rubavano furtivi e ansimanti incontri sessuali ogni volta che potevano. Sotto ai capelli sudati si sussurravano che avrebbero preferito essere congedati con disonore, affrontare una corte marziale o buttarsi in mare, piuttosto che negare il loro amore. Con un coltellino sterilizzato da Scud con l'accendino, si erano incisi reciprocamente il nome sull'avambraccio, leccandosi il sangue e baciandosi in modo che il sangue passasse dall'uno all'altro. Un giuramento salato. Scud tentò di infilare le mani callose da meccanico sotto la camicia di Jean, ma la stoffa era troppo tesa sulla pancia. 4 mesi prima uno dei loro speciali a luci rosse aveva dato origine a una gravidanza. Entrambi si crogiolavano nel pensiero dell'ira che ciò avrebbe provocato nelle loro famiglie. Jean si aprì la camicia, indifferente ai bottoni che saltavano. Cosa contavano ormai le infrazioni all'abbigliamento? Mentre le mani callose di Scud le accarezzavano la pancia morbida, immaginò il suo uccello dentro di lei, vicino al loro bambino, e si sentì appagata, doppiamente riempita. Se era così che dovevano morire tutti e tre, non poteva immaginare una fine migliore. Jean e Scud erano stati fra i primi a bordo della Big Mama a vedere la trasmissione di Chuck Corso, che aveva dato loro la spinta finale per una decisione che sentivano maturare entrambi. Decisero insieme di lasciare i propri posti e di trovarsi nel punto d'incontro segreto, dove ansimarono i loro piani uno nella bocca dell'altra. Fu una tortura separarsi per un'ora, il tempo che si concessero per raccogliere le loro cose. Il compito di Scud era il più difficile. A uno dei sottufficiali più anziani della nave avevano diagnosticato da poco il morbo di Parkinson e doveva sbarcare a San Diego per affrontare il suo destino. L'infermeria della nave era piena di Norflex, un sedativo che riduceva le contrazioni muscolari e le reazioni dei nervi. Secondo le ricerche svolte da Scud, una dose eccessiva avrebbe provocato la morte. Il fatto che fosse momentaneamente incaricato delle pulizie gli tornò comodo. Anche l'infermeria doveva essere lavata, e quel giorno nessuno si curava degli inservienti che andavano e venivano. Rubare il Norflex fu facile. Mentre tornava al bagno, Scud diede fondo ai suoi risparmi per comprare l'oggetto più esotico che si trovasse nello spaccio della nave, un anello di fidanzamento. Jean, nascondendo i bottoni saltati, prese la bottiglia di whisky di ananas che aveva acquistato a Waipau. Essere trovati con dell'alcol poteva costare 2 mesi a metà paga, ma molti marinai e praticamente tutti i piloti avevano la loro riserva. Scud mise l'anello al dito di Jean. Lei pianse. Bevvero, prepararono le fiale di Norflex, bevvero, si spogliarono, bevvero, scoparono, riempirono le siringhe, scoparono, bevvero, lentamente, adesso, per darsi coraggio, e il whisky gli bruciò le labbra e la gola. Jean lo succhiò dal petto di Scud e Scud lo leccò dall'anello di Jean. Jean iniettò un'intera siringa di Norflex nella bella spalla rotonda di Scud, che ne iniettò un'uguale quantità nella lunga liscia coscia di Jean. Nessuno dei due raggiunse l'orgasmo. Nessuno se ne curò. Un altro tipo di orgasmo incombeva su di loro. Il Norflex nelle loro vene assomigliava molto al whisky di ananas nella loro gola. I muscoli si rilassarono. L'erezione di Scud si ammosciò come un sospiro di sollievo. Le gambe di Jean si piegarono confortevolmente sotto di lei. Finirono per trovarsi meno uniti di quando facevano sesso. Un corpo con 3 battiti cardiaci sempre più deboli. Hai sentito? Era... Scud lasciò la frase in sospeso. Il primo calcetto del bambino. La nascita della morte. Scud, Jean e il loro bambino affondarono. Gli amanti si sussurrarono quant'era unico nella storia il loro amore, la stessa bugia di 1 miliardo di amanti prima di loro, tutti convinti che la loro copula valesse più di quella di uno scimpanzé, di un cane o di un topo. Scud e Jean morirono sicuri che la loro morte da ribelli avrebbe fatto vedere al mondo qualcosa, ma sarebbe stato il mondo a fargliela vedere. La loro morte non sarebbe stata bella, ma brutta. Non breve, ma protratta, è del tutto diversa da come pensavano. I Golem.
Jenny si guardò le scarpe. Erano marroni, come voleva la tradizione. I piloti erano detti scarpe marroni, una definizione che li distingueva dalle scarpe nere del resto della marina. Spesso notava che i marinai, quando la incontravano, guardavano le sue scarpe e poi si facevano più rispettosi. Era una piccola cosa, ma di solito la faceva sentire molto bene. Adesso le sue scarpe marroni sembravano una presa in giro. Jenny, la burba, non le meritava. Avrebbe dovuto essere costretta a compiere l'operazione di recupero detriti sul ponte asfaltato della nave senza scarpe, finché i suoi piedi non fossero né marroni né neri, ma rossi del sangue della penitenza. Nonostante il rumore dei decolli sopra di lei, Jenny sentì lo scatto del ripostiglio della cappella che si apriva. Alzò gli occhi dalle sue scarpe marroni e vide emergere padre Bill Koppenborg. L'uomo la scorse nel suo posto abituale e si accostò con il solito placido sorriso. Jenny si sentì subito un po' meglio. Padre Bill era un brav'uomo, pensò, uno dei pochi a bordo di quella nave. Che fortuna averlo trovato. «Scusa il ritardo, mia dolce». Jenny pensò che molte donne si sarebbero adombrate per quel soprannome, ma suo nonno la chiamava sempre Bombonsito. Il passo di padre Bill era meno vivace del solito. Si appoggiava con cautela sulla gamba destra. Come sempre, univa i pantaloni della mimetica a un girocollo beige con la scritta CVN68X Cappellano. L'insieme trasmetteva l'idea di anziano in un modo che Jenny trovava commovente. Padre Bill prese la sedia pieghevole di metallo di fronte a lei e la girò, sedendosi con una smorfia. Le si mise talmente vicino che le loro ginocchia si toccavano. Era normale. Jenny pensava che fosse un po' duro d'orecchi. Unì le mani e chinò la testa. Padre Bill cominciava sempre nello stesso modo. «Preghiamo un po'». «Signore, nel nome del tuo unico figlio Gesù, benedici la guerra in Afghanistan, Signore, la guerra in Iraq, Signore, la guerra in Siria, Signore, la guerra nello Yemen, Signore, la guerra in Somalia, Signore, la guerra in Libia, Signore, la guerra in Niger, Signore, la guerra al terrorismo, Signore, proteggi i nostri soldati, Signore, e aiutali, dovunque si trovino nel tuo grande mondo, a sparare diritto. Accetta le nostre lodi e le nostre preghiere. Amen». «Amen», ripeté Jenny, ma la sua voce si perse fra il sibilo e lo schianto. Padre Bill intrecciò le mani su un ginocchio. «Sei riuscita a sentire i tuoi genitori e le tue sorelle dall'ultima volta che ci siamo parlati?» «No, padre. Ho chiamato due volte, ma la linea è caduta». «I nostri telefoni non sono benedetti. Ti sentirai ancora sola, quindi. Come te la cavi?» Quell'incontro privato, come tutti, era programmato da giorni. Il fatto che avvenisse poche ore dopo il disastro del suo atterraggio doveva essere un segno. Aveva l'occasione di parlare dell'accaduto mentre era ancora fresco e di privarlo della sua forza demoniaca. Padre Bill, lo sapeva, le avrebbe chiesto di confessare tutto. Il suo interesse per ogni dettaglio della sua vita non mancava mai di lusingarla. Circondati da un vasto oceano, messi di fronte alla propria insignificanza cosmica, Jenny sapeva che era facile abbandonarsi alla religione. E invece eccola lì, al loro 25° incontro, ancora incapace di credere nel Dio di padre Bill, per quanto lo desiderasse. Era l'unica verità che non si sentiva di condividere col sacerdote. Che anche quello fosse un segno? «Come me la cavo? Col NyQuil, immagino». «Oh, mia dolce, no. Mancano pochi giorni all'arrivo. Concentrati su questo.
Di sicuro a casa ci sarà qualcosa che ti conforterà. Il canto degli uccellini, le risa dei bambini, essere svegliata troppo presto da quelli che spazzano il vialetto di casa. Dio è dappertutto. La tua famiglia, almeno. Jenny tentò di immaginare George e Lorena Pagan con l'aria felice, ma riuscì solo a vedere la smorfia di delusione di suo padre e le guance sporche di mascara di sua madre quando avrebbero saputo delle limitazioni di volo a cui era stata sottoposta. Dopo la consulenza religiosa, avrebbe dovuto presentarsi nella sala comune dei Serpenti Rossi, dove l'aspettava una degradazione molto più grave di quella del muro dell'amore. Magari non avrebbe mai lasciato quella cappella. Magari sarebbe rimasta lì con padre Bill, dove era al sicuro. Padre Bill le scrutò il volto. Non verranno a... prenderti a San Diego? Jenny sapeva che l'incontro al molo sarebbe stata la prova più difficile. In quel momento, su tutta la nave, centinaia di marinai stavano completando i corsi su come riadattarsi alla vita civile. Alcuni avevano figli che non avevano mai conosciuto, altri dovevano imparare a non criticare l'aumento di peso o la nuova pettinatura delle fidanzate. Come alla fine dell'anno scolastico, era impossibile non essere ossessionati dal ritorno, un avvenimento descritto in troppi film. Il rumore dei tacchi alti sull'asfalto, le borse lasciate cadere dai marinai, lo scontro di corpi, il divorarsi reciproco. No, non ci saranno. Troppo caro, li rivedrò solo quando arriverò a Detroit. Se ci arrivo, aggiunse fra sé, cosa che la sorprese e la rimescolò insieme. Era la fine di qualcosa, su questo non c'era dubbio, e non era la fine che aveva desiderato. Il suo soprannome su un aereo. Prega. Ci proverò. So che pregare è difficile. Hai ancora il tuo credo del marinaio? Mi piace la tua idea di ripeterlo per abituarti a pregare. Dillo a Dio. Lui capirà e a modo suo risponderà. Jenny aveva preso il credo del marinaio allo spaccio della nave, un piccolo poster lucido che aveva attaccato alla parete accanto alla brandina. Quando non riusciva a prendere sonno dopo che tutte le luci venivano spente, puntava la mini torcia sul credo e recitava le parti che le piacevano. Il suo sussurro si mescolava al russare, al fruscio delle lenzuola, al sibilo delle tubazioni. Io rappresento lo spirito combattivo della marina. Ma dov'era finito quello spirito? Ubbidirò agli ordini dei miei superiori. Ma era Dio a dare gli ordini in ultima istanza? Io sono un marinaio degli Stati Uniti. Queste sette parole almeno erano sicuramente vere e spesso le ripeteva finché scivolava nel sonno. Una volta padre Bill le aveva fatto un sacco di strane domande sul suo modo di dormire. Faceva caldo nella sua brandina? Naturalmente sì, aveva risposto. Tutti i piani bassi della nave erano caldi. Mentre parlavano, lui le era parso affamato. Jenny si era detta che probabilmente era davvero affamato, affamato di conoscere la mente e il cuore dei marinai bisognosi. Il desiderio di padre Bill di rendersi utile non mancava mai di colpire Jenny. Gli doveva la sua fiducia in se stessa. Stanotte stavo volando e ho avuto un... Lo so. Se Jenny avesse avuto il controllo di sé di una vera pilota, non si sarebbe coperta la faccia con le mani. Un altro segno di fragilità femminile. Naturalmente padre Bill lo sapeva. Ormai sull'Olimpia lo sapevano tutti. Parla col cuore. Dio è qui, su questa nave, in questo oceano. Vuole conoscerti. Anima e corpo. Esitando, Jenny Angelis Pagan parlò. Il suo resoconto sulla notte prima aveva già la chiarezza di un trauma durevole. Alle 16:54 Jenny si era infilata in un F-18, su cui c'era ovviamente il soprannome di un altro. Alle 17:05 aveva concluso il trasferimento alla catapulta 03.
Le gocce di pioggia battevano sul parabrezza come se volessero rosicchiarlo, ma i controlli erano tutti ok. Fece segno al personale di terra, che vedeva a malapena, alzando i pollici. Non aveva neanche 20 metri di visibilità. Il ruggito e il sibilo riecheggiavano la tempesta dentro di lei. «Io sono un marinaio degli Stati Uniti», si disse. I deflettori si alzarono, la catapulta scattò e lei passò da 0 a 130 miglia all'ora in 2 secondi. I suoi organi interni furono compressi contro la schiena. Le luci del ponte di volo le sfrecciarono accanto. L'oceano le si parò dinanzi con i suoi tentacoli di schiuma nera. L'F-18 puntò in alto fra la pioggia che scrosciava come una cascata di monete. Dopo 95 minuti nel cielo ostile, venne il suo turno di atterrare. Motore al minimo, gancio di coda e flaps, radio sintonizzata, altitudine 1800 piedi. In marina non c'era niente di più difficile che atterrare sulla superficie di una portaerei in movimento con la precisione necessaria per agganciare uno dei 4 cavi d'arresto. Mancare tutti e 4 i cavi era detto setaccio, e fu quello che capitò a Jenny al primo tentativo. Nel momento in cui il carrello toccò il ponte, capì di essere andata lunga, per cui diede gas e risalì nella tempesta. Un setaccio si poteva scusare con una tempesta del genere, ma ciò che lasciò Jenny senza fiato non fu la forza di gravità. Fu l'accorgersi che all'improvviso, quando le ruote dell'F-18 erano rimbalzate sul ponte, lei aveva perso la testa. Le luci del cruscotto erano un carnevale e ruotavano intorno a lei come una giostra. Riprese posto nella fila, si presentò di nuovo alle 18.42 e fece un nuovo setaccio. Fece un terzo setaccio alle 19.20 e un quarto alle 19.48. Ormai il suo era uno degli ultimi 3 jet ancora in volo e le restava così poco carburante che la comandante del gruppo Ellen Traswell dovette lanciare un Super Hornet per effettuare un rifornimento aereo nel vento che li sbatacchiava. Adesso anche il Super Hornet doveva atterrare. Un'altra vita messa a repentaglio da Jenny. Ripassò il protocollo per l'espulsione e immaginò il freddo salato dell'acqua nera che le colpiva il volto. «Sono un marinaio degli Stati Uniti», si disse. Jenny aveva fallito altre 4 volte, 8 in tutto, prima di riuscire a superare il bordo della nave ed agganciare il primo cavo, alle 22.07. L'F-18 si fermò di colpo. La cintura di sicurezza le schiacciò il torace. Subito il casco si appannò per il sudore e le lacrime, riecheggiando per il suo ansimare. Il personale di terra si affollò al finestrino prima che lei potesse ricomporsi. L'aiutò a sganciarsi e a scendere la scaletta. Jenny si sentiva le gambe prive di ossa e cadde sull'asfalto bagnato. Gli uomini sollevarono il suo corpo abbandonato e la portarono alla torre di comando. Non c'erano altri jet a fare rumore, per cui Jenny ringraziò la tempesta che copriva i suoi singhiozzi. Ancora adesso altri singhiozzi erano in agguato nei suoi polmoni. Solo il peso della tuta che indossava glieli teneva dentro. Ma padre Bill era sensibile. I suoi occhi, circondati da rughe, erano più penetranti di quelli luminosi dei giovani marinai. «Temi di aver messo in pericolo gli altri marinai?» Era arrivato al nocciolo. Jenny annuì, guardandosi le scarpe, chiedendosi se le lacrime, cadendo, potevano scurire l'orgogliosa pelle marrone e renderla banalmente nera. «Chiunque sia a lanciare falsi allarmi di uomo in mare», disse Jenny asciugandosi il naso, «non sono migliore di lui». Pensò che non avrebbe più avuto il coraggio di guardare una persona negli occhi, ma sentì una pressione e si trovò la mano di padre Bill su un ginocchio. La sua stretta ossuta era dolorosa, ma Jenny sapeva che la sua intenzione era di confortarla. «Ma certo che sei migliore, e infatti sei qui. Guardati intorno, sei nella casa di Dio, è quello che lui vuole. Possiamo sistematizzare il perdono, se preferisci, qualche Ave Maria, eccetera. Ma venendo qui a parlare, in questo umile luogo di preghiera, stai già facendo la tua domanda. Ma lui perdonerà una che non sa neanche, che non è sicura se crede in lui?» La mano del padre salì appena sopra il ginocchio e strinse di nuovo. «La fede è una cosa strana, mia dolce»,
Alcuni ne hanno troppa e la usano solo a proprio vantaggio. Altri, magari, credono una sola volta in vita loro, ma basta a fare la differenza. Mi viene in mente la leggenda ebraica del golem. La conosci? Jenny non riuscì a reggere il dolce sguardo del prete per più di un minuto e si trovò a guardare i suoi piedi, anfibi neri, con la suola di gomma e calze grigie e spesse. Il golem è una specie di mostro, solitamente di Creta. È dotato di vita da un creatore che raramente comprende che razza di bestia abbia scatenato. Un mio collega, un rabbino, diceva di aver conosciuto un vecchio ebreo che giurava di aver creato un golem col fango e il sangue, preso da un campo di battaglia della Seconda Guerra Mondiale. Un golem che aveva salvato il suo battaglione. Il rabbino ci credeva. Credeva che i golem siano sempre stati creati nel corso della storia, in teoria per proteggere i loro creatori, ma in realtà per proteggere la terra stessa. Perché altrimenti sarebbe così facile crearli? Il rabbino giurava che un giorno i golem si sarebbero ribellati ai loro creatori, avrebbero imparato a creare altri golem e avrebbero usato il loro immenso numero per liberare la terra dal male. Una goccia scura si spandeva su una delle calze di padre Bill. Sangue. Gli occhi di Jenny risalirono lungo la gamba su cui si era appoggiato meno. Sciocchezze, naturalmente, ma significative. Quando si tratta di fede, è la qualità, non la quantità, che importa. Padre, la voce di Jenny si ruppe. Sta sanguinando. Padre Bill non abbassò gli occhi. Sorrise invece, mostrando un'ampia bocca di denti gialli. E le strinse la coscia con tale forza che lei pensò che la punta delle dita le sarebbe penetrata nella tuta. Il padre si chinò e Jenny ebbe l'impressione che il suo alito sapesse di sangue. Taccia ogni carne mortale. Jenny apprezzava quell'uomo e si fidava di lui, ma in quel momento, chiaro come le sirene che chiamavano tutti gli uomini sul ponte, riconobbe l'allarme interno ben noto a tutte le donne. Aveva sbagliato a giudicare qualcosa, non era al sicuro. Piegò i gomiti e ruotò le braccia bianche, preparandosi alla lotta coi polsi. Ma prima che potesse cominciare a lottare, sia lei che padre Bill furono investiti dall'allarme più rumoroso di tutti, l'allarme del silenzio. Su una portaerei si smette di sentire i tonfi e i sibili dei voli in partenza come si smette di percepire il proprio cuore o il proprio respiro. Era la metà del pomeriggio di un giorno con un denso programma di voli e il silenzio sul ponte si prolungò un istante di troppo. Jenny sussultò e si sentì svenire, come se davvero non respirasse più o non avesse più polso, come se fosse morta senza accorgersene. Hai fame. Hai fame, ti svegli, in quest'ordine. Questa fame è diversa da tutte quelle che hai sperimentato finora. Questa fame è una mancanza. Ti è stato portato via qualcosa, non sai cosa. La fame è dappertutto. Fame è il pugno, fame le ossa, fame la carne, fame il cervello, fame tutto quello che c'è in mezzo. È la ragione per cui ti svegli, la ragione per cui ti muovi. La ragione. Guardi, la tua vista è difettosa, c'è un corpo accanto al tuo, lo annusi. Ha un odore forte, hai un vago ricordo di liquori, riconosci il corpo. Si chiamava Jim Cobb. Era importante, Jim Cobb? Non lo sai. Jim Cobb ti chiamava Scud. Adesso te ne ricordi. Che cosa strana. Jim Cobb non è più Jim Cobb, è te. Anche tu sei tu. Senti la fame in tutti e due. Senti la fame tra tutti e due. La fame è una cosa che va verso l'esterno. Tasti in cerca di altri te, ma non trovi niente. Non ancora. Solo il tu, Scud, e il tu, Jean. Solo tu. Tu. Sperimenti. Il collo funziona. Le dita funzionano. Le membra funzionano. Ti stacchi dal tu, Jean. Ti alzi in piedi. Oscilli.
Ma il tuo piede sa cosa fare. Scattali in fuori, ti evita di cadere. Anche il tuo piede ha fame. Dove vai? Non ti serve saperlo, non a tutto te stesso. Il tuo corpo è il naso di un segugio che segue una pista che non può fare a meno di seguire. Saprai di aver raggiunto la tua meta quando raggiungerai la meta. Già la senti. Nutrimento per riempire il vuoto, per rimpiazzare quello che ti è stato tolto. Cammini su gambe instabili, hai crampi ai muscoli, sbatti contro una parete, il rumore dell'urto è lontano. Il tuo udito è scarso quanto la tua vista. Ti giri, cammini in un'altra direzione, sbatti contro un'altra parete, ti giri di nuovo, i tuoi occhi vedono una porta. Con essa arriva un ricordo. Le porte sono passaggi. Pensi al tuo Jin per terra e provi il desiderio di restare con lei. Il desiderio è simile alla fame, ma la fame vince. Muovi le gambe e urti la porta con la pancia. La porta non si apre. Questo ti dispiace. Emetti un suono. È simile al ruggito di un leone. Ne sei sorpreso. Non sapevi di poter emettere suoni. Provi a emettere un altro suono. Non ne sei soddisfatto. Vuoi ancora il primo, quello più forte. È una preferenza. Le preferenze sono più importanti di quanto tu sappia. Non sei più Scad, ma sei più simile a Scad di un topo o di un insetto. Tenti un nuovo ruggito. Va meglio stavolta. È un ringhio. Stai migliorando. La porta si schiude sotto le tue mani. Vai avanti. Il tuo peso l'apre di più. All'improvviso sei libero da quell'ostacolo in un posto nuovo. È un corridoio stretto, grigio, senza finestre, nient'altro che pareti. Stai sviluppando un'altra preferenza. Le pareti non ti piacciono. Ti rivolgi a un punto lontano dove le pareti sembrano finire. Prima che tu possa rimetterti in moto dalla stanza che hai appena lasciato, arriva un rumore. È il tu Jin. Il tu Jin si è alzato come il tu Scad. Al tu Scad piacerebbe vedere il tu Jin. Ti giri verso la porta e la spingi di nuovo con le mani, ma spingerla da questo lato non serve a niente. C'è una cosa, una maniglia. Non ti ricordi come funziona. Emetti un suono. Stavolta è il ruggito che vuoi. Non c'è niente da fare, non puoi raggiungere il tuo Jin. L'idea non più valida svanisce. Fame. Fame. Meglio dedicarsi a lei. Stabilisci un metodo di funzionamento. Impari che non hai il senso del tempo. Quando arrivi in fondo al corridoio, non sai se percorrerlo ha richiesto un istante o un'eternità. Scopri che il corridoio fa una curva. Quindi fai una curva. Non ci senti bene, ma i suoni ti circondano. Sibili, colpi, tremiti, tonfi, trilli, scoppi, scricchiolii, tintinni, ronzii, schiocchi, fischi. Anche dei tonfi che riecheggiano. Anche un mormorio confuso. Sai cosa sono questi suoni? Passi. Parole. La fame ti stimola. Questi suoni non sono prodotti da te, ma potrebbero diventare te. Vai verso di loro. Non sai che del liquido ha cominciato a colare dalla tua bocca. Non sai che è un miscuglio di plasma livido, cellule morte e frammenti aneriti di placca arteriosa. Non sai che sta diventando più denso per i rifiuti che non sei più in grado di espellere. Non senti il sapore di questo liquido perché il tuo sapore, quello che desideri, ha un sapore diverso. Li vedi. Tre che si muovono veloci davanti ai tuoi occhi. Fame, fame, attraversano zone illuminate. Ogni secondo che restano nel buio tu lamenti la loro scomparsa. Ogni secondo nella luce senti la saliva che ti impregna i peli del petto. I veloci ti raggiungono in pochi secondi. Fame, 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 si fermano a pochi passi di distanza. Non li distingui. Le loro facce hanno la stessa espressione. Le loro uniformi sono uguali, sono le spalline. Sono diverse, ti guardi la spalla. Anche tu hai delle spalline. Non capisci che ti qualificano come ex veloce, ma ti senti strano. Se conoscessi la parola cogitabondo,
sarebbe quella giusta. C'è stata una vita legata a quelle spalline. Hai la sensazione che quella vita in parte fosse molto bella. Guardi la tua saliva marrone che cola sulle spalline. Quella vita non c'è più. Va bene così. Allora c'era un tu solo. Che peccato. Adesso ce ne possono essere molti. Il veloce che hai davanti ha delle insegne sulla manica. Apre la bocca. Senti l'odore salato delle sue labbra, della sua lingua. Emette suoni deliziosi, umidi, che fanno cantare la tua carne. Certe parole sono riconoscibili. La faccia del veloce diventa rossa. Tutto quel sangue caldo e salato sotto la superficie. La tua fame si scatena. Allunghi entrambe le mani verso di lui. Lui ne allontana una con uno schiaffo, ma l'altra gli prende la camicia. Sai come afferrarla. Il veloce ti stringe il polso. Grida allarmato. Tu inclini il torso. I tuoi piedi incespicano. La tua testa cade verso la sua. Apri la bocca. La tua bocca è l'unica cosa che conta. Cadi su di lui. I tuoi denti affondano nella morbida carne del mento e toccano l'osso. Il veloce grida! La tua mandibola scatta contro la parte inferiore del suo mento. Hai perso l'equilibrio. Resti appeso per i denti alla sua faccia. Senti la carne che si strappa dal suo mento. Il sangue caldo si riversa nella tua bocca fredda. Fame! Fame, fame! Le tue mandibole masticano, la tua lingua ne vuole ancora, la tua lingua si protende a leccare l'osso denudato, la tua lingua si allunga talmente tanto che la senti staccarsi dal palato, il veloce ti sta respingendo, la pelle del suo mento si tende, ti ricorda il formaggio che fila, è così, altrettanto salata! Gli altri due veloci ti afferrano e ti strattonano. Tu vuoi mordere anche loro. Fai scattare il collo, la pelle sul mento del primo si lacera. Mentre cadi, afferri il braccio del secondo e lo trascini a terra. Il pavimento è freddo. Il sangue, così caldo, sfrigola. Senti l'odore dell'infezione. È l'infezione della vita. Vorresti leccarla, ma quello che è caduto si trova sopra di te ed è ancora meglio. Ti blocca col braccio, gli mordi il polso e ne stacchi un boccone caldo. Senti le vene strappate che si muovono e sgorgano sulla tua lingua. I veloci che arrivano adesso sono troppi perché tu possa contarli. Tentano di fermarti. Non importa, sono fatti di carne, dita da mordere, mani da masticare, gambe da graffiare. Sei in preda al delirio della fame. I veloci cadono e inciampano ed emettono strani suoni. Tu senti il tuo odore nel loro sangue in mutazione. Sei tu, tu, tu. I veloci sono tutti sopra di te adesso. Potrebbero distruggerti, ma tu non sei preoccupato. Continuerai a vivere in questi altri te. Un pezzetto di te, noto un tempo come Scad, sente la mancanza del tu chiamato Jean Cobb. Ma hai la sensazione che il tu Scad e il tu Jean si riuniranno, mentre i tu si moltiplicano. Questa è la fine. È anche l'inizio. Cocco di mamma. Due ore prima che l'allarme di Jennifer Angelis Pagan per la stretta di Padre Bill sulla sua coscia fosse interrotto dal silenzio del ponte di volo, il marinaio semplice Matthew Sears, specialista di cucina, era disperato. Matt doveva occuparsi della minestra e del chili nella più grande delle sei cucine della Big Mama, quella del secondo ponte, alle 14. Il servizio di cucina sulla porta aerei cominciava con la sveglia delle 6 e finiva con le razioni di mezzanotte. Adesso erano le 14:25 e Matt era davvero nei guai. Il suo superiore, l'ufficiale di guardia Lance Federling, gridava più di qualunque chef dei reality in TV. Questo ritardo era il terzo. 5 settimane prima Matt era stato fisicamente trattenuto da due artiglieri stronzi. Stava piangendo al telefono con la sua mammina e i due artiglieri l'avevano sentito. Si erano seduti sul suo petto finché non era stato in ritardo di 5 minuti, sfidando il cocco di mamma a reagire. Cosa che lui
si era rifiutato di fare. Quella mattina l'avevano fatto di nuovo. Erano rimasti seduti sul suo petto per 15 minuti. Matt non poteva farci niente, a parte correre via dopo che loro si erano annoiati e ricevere in faccia gli schizzi di saliva del furibondo Lance Federling. Matt Sears corse. Si mise a camminare quando incontrò degli ufficiali, riprese a correre. La sua visuale era incerta, come se avesse bevuto. Il suo equilibrio era instabile, si inclinava verso babordo. Urtò un portello con una spalla. Pensò di essere caduto come un verme sulla pancia. Sentì arrivare la nausea. Gli mancava solo questo. Sapeva cosa avrebbe detto la mamma. Resta a letto, caro. Sapeva anche cosa avrebbe detto suo padre, un ex contrammiraglio. Al lavoro ci si presenta, a meno che non si stia morendo, marinaio, e anche in quel caso si chiede il permesso. Era influenza? Si ricordò dell'epidemia di influenza durante il terzo mese della missione. I medici avevano vaccinato tutti i 5.000 marinai in 3 giorni. Di sicuro gli sembrava di avere l'influenza. Aveva la testa e il petto pesanti, una patina amara sulla gola e sentiva freddo malgrado il calore del frapponte. La mamma avrebbe detto che era psicosomatica. Lui era un ragazzo nervoso e tutti sulla nave erano tesi dopo la tempesta della notte prima. L'incidente del setaccio, il terzo allarme di uomo in mare e la fine ormai imminente della missione. Forse il suo corpo stava reagendo a quello che aveva appena visto davanti alla sala degli argani. Un mucchio di uomini che lottavano contro un mattoide nudo. Crisi del genere avvenivano più spesso di quanto la marina ammettesse. Le persone impazzivano davvero in mare. Matt aveva sentito delle storie. Gente che imbrattava di feci le proprie brandine, che prendeva ammazzate le bombe con le chiavi inglesi, che lanciava falsi allarmi di uomo in mare addirittura. In attesa del momento giusto per superare la rissa, Matt era avanzato tenendosi contro la parete. L'uomo nudo sotto il mucchio aveva avuto uno scatto, provocando una valanga di marinai, e Matt aveva sentito delle dita spaventosamente fredde che brancolavano per afferrargli la mano. Si era ritratto, ma le dita dell'uomo si erano chiuse sul dorso della sua mano. Matt si era portato fuori tiro, mentre le sue scarpe calpestavano una pozza di sangue. Aveva continuato a procedere senza guardarsi la mano, finché non era attivato sotto le luci più forti di una scaletta. 3 graffi sanguinavano. L'autocommiserazione lo aveva sopraffatto. I graffi gli dolevano, cominciava a sentirsi male e avrebbe voluto essere a casa. Era un cocco di mamma, proprio come dicevano gli artiglieri. Si era coperto i graffi con l'altra mano per fermare il sangue e aveva salito la scaletta. Una porta aerei era una fabbrica di ferite. Quella non era neanche la peggiore che gli era toccata nell'ultimo mese. L'urlata di Federling fu memorabile, ma quando la sua oratoria diventò davvero pungente, Matt smise di prestare attenzione. Si sentiva sempre peggio, malissimo in effetti. Gocce di sudore e unticcio gli scendevano sulla faccia, sotto la saliva di Federling. L'interno della gola era così febbricitante che Matt se lo immaginava vermiglio. Aveva crampi intestinali, senza lo stimolo a defecare. Qualunque cosa suppurasse dentro di lui, se ne stava lì. Matt andò zoppicando alla dispensa. I neon brillavano su scatolette di maiale e fagioli Victory Garden. Sugo Country Sausage. Concentrati sul lavoro, si disse. Dar da mangiare all'Olimpia era un'impresa ciclopica. L'esercito di Federling comprendeva 100 cuochi e 200 aiutanti che servivano 1500 pasti al giorno. Matt da solo poteva servire centinaia di minestre e ciri ancora prima che cominciasse l'ora di punta della cena. Trovò il distributore di guanti di lattice. Sì, meglio essere prudenti. I 2 schiocchi gommosi sulle mani lo rinvigorirono come un paio di schiaffi. Non aveva bisogno della sua mamma. Sarebbe andato tutto bene. Aprì e chiuse gli occhi parecchie volte per togliere le crostine che si formavano lungo le palpebre. Ecco, il bancone della minestra. Una lunga bara di acciaio. Lucidato da poco dagli inservienti, Matt era in ritardo. Le minestre erano già in attesa, i contenitori posati in buche calde. Andò al suo posto trascinando i piedi. Il marinaio che stava gestendo la sua parte di lavoro lo guardò male. Quando la sua espressione cambiò, diventando preoccupata, Matt pensò che doveva avere proprio un brutto aspetto. Si girò dall'altra parte e studiò le minestre.
La vasca del pomodoro si confondeva con quella del riso col pollo. A poco si rese conto che un marinaio stava aspettando. Matt prese il mestolo, che gli sfuggì di mano. Diede la colpa ai guanti di lattice. Non sentiva niente. Prese di nuovo il mestolo e provò una specie di meraviglia quando riuscì a sollevarlo. Non riuscì tuttavia a servire la minestra. Il mestolo si abbatté sulla ciotola del marinaio, versando tutto all'intorno. Il marinaio gridò e imprecò e disse cose spiacevoli su Matt, ma lui non lo ascoltava. Il suo dito era ovattato, come se si fosse infilato le cuffie che si mettevano sul ponte di volo. Anche gli altri sensi si stavano ottundendo. Sentiva appena l'odore del succo di scarafaggio, la risposta della marina, rossissima e zuccherosissima al Kool-Aid. Riusciva a malapena a vedere a due passi da sé. Ciò nonostante non si sentiva più ammalato, o almeno non proprio. Aveva superato il malessere ed era giunto a una formicolante ottusità. Lasciare la cambusa come consigliava la mamma non era più un'opzione. Gliel'avrebbe fatta vedere lui a Fiederlin e a suo padre. Cercò il mestolo con le dita intorpidite. Questa volta capì il problema. I tre graffi sul dorso della mano continuavano a sanguinare e il sangue aveva gonfiato il guanto di lattice come un preservativo. Lentamente impugnò il mestolo mentre piegava le dita. Il pallone di sangue si tese ulteriormente. Matt era incantato. Si chiedeva fino a quando avrebbe retto. Piegò il quarto dito. Il tumore di lattice ondeggiò. Si immaginò la mamma, in lacrime, che gli diceva che non avrebbe mai dovuto arruolarsi. Si immaginò suo padre, che sbuffava sotto i baffi dichiarando che tutti i lavori che meritavano di essere intrapresi meritavano anche di essere portati a termine. Matt piegò il pollice sul manico del mestolo. La bolla di lattice esplose. Il sangue scuro schizzò nella minestra al pomodoro e affondò come una polpetta di carne. Matt batté le palpebre e sentì le ciglia che si incollavano fra loro. Forse doveva usare il mestolo per ripescare il sangue, ma ci sarebbe voluto un grande sforzo e lui era così stanco. Cocco di mamma, sveglia! Matt alzò gli occhi. Tutto era di un bianco spettrale, come se una patina di latte fosse calata sulle sue pupille. Riconobbe comunque due artiglieri che l'avevano inchiodato a terra. Ti dai la minestra o no, cocco di mamma? Matt non sentì altro che il sollievo del sangue che schizzava nella minestra. Il primo artigliere sbuffò, strappò il mestolo a Matt e si servì un'abbondante porzione. Non parve notare i grumi più scuri che nuotavano nella salsa di pomodoro. Matt socchiuse gli occhi. L'ultima cosa che vide alle spalle degli artiglieri fu una fila di 30 o 40 marinai. Sapeva per esperienza che molti di loro avrebbero scelto la deliziosa minestra di pomodoro, la cosa più confortevole di quella giornata umida e faticosa. Su quella portaerei anche Matt Sears era un portatore. Morì in piedi, le ginocchia bloccate, la fronte premuta sul paraschizzi. Il suo ultimo pensiero fu per le ciotole di succo di scarafaggio sui tanti vassoi. Agli occhi lattiginosi di Matt, quel liquido rosso sembrava denso e salato e avrebbe voluto berlo e trovarne ancora, ovunque. Prima si era detto che la nave era ben rifornita di cibo, ma non aveva idea di quanto. Schemi. Carl Nishimura si accorse del blocco sul ponte di volo nello stesso istante di Jennifer Angelis Pagan. Se ne sarebbe accorto per primo se non avesse sbagliato a calcolare il tempo del percorso fino a prua. Era stata una giornata d'inferno e il caffè aveva fatto la sua parte. Stava allungandosi a prendere la carta igienica della marina, un misto di carta vetrata e paglietta d'acciaio, quando il portacarta molla smise di vibrare e l'acqua sotto di lui smise di ondeggiare. L'unica cosa che sentiva era il sistema di ariazione della nave e il ronzio elettrico. Solo fra le 21:30 e le 6 si riuscivano a sentire quegli impianti. Fra tutte le brutte cose che erano successe nelle ultime 16 ore, le stranezze del gruppo di attacco, gli spettri di Chuck Corso, il silenzio da parte del comando, questa era la peggiore. Era il suono della resa. Si pulì selvaggiamente,
Le sue emorroidi, effetto collaterale dell'incandescenza, non apprezzarono e si sistemò alla meglio l'uniforme prima di correre nella sala nautica, dove ancora ronzava la cupa cronaca di corso. Lo stato del ponte di comando lo inorridì. Enstrom, Lang, Legg e gli altri si erano incollati alle finestre per guardare il ponte di volo, come se non fosse una cosa che vedevano tutto il giorno, tutti i giorni. Nishimura si unì a loro ed ebbe la conferma. Nessuno aveva mai visto un ponte di volo come quello. In marina si dava per scontato che il ponte di volo di una portaerei funzionasse come un balletto. Nelle mattinate cristalline, quando il sole a poppa rendeva le onde dell'oceano un foglio di alluminio rosso stropicciato e trasformava le due piste in lunghe, accecanti lastre dorate, il ponte diventava un palcoscenico. Gruppi di ballerini entravano, a destra, a sinistra o al centro, vestiti di colori ben visibili anche dai posti popolari. Blu reale per i piloti e i tecnici dei velivoli, rosso sangue per gli addetti alle armi e agli incidenti, giallo canarino per i direttori di volo, e così via. I loro movimenti erano precisi come una bourrée o un fouetté. L'abile preparazione delle catapulte, il rapido allacciarsi dei ganci di traino, i segnali manuali dell'ufficiale di terra aggraziati come un port de bras. Era una compagnia d'élite. Un passo falso sul palcoscenico non comprometteva la carriera di un corpo di ballo, ma una vita umana. Nishimura non vide un elemento fuori posto, e neanche due. C'erano 25 marinai che non facevano il loro dovere e si aggiravano sul ponte battuto dalla pioggia senza preoccuparsi minimamente dei protocolli di sicurezza. L'intrusione era inconcepibile, come degli spettatori di teatro che salissero sul palco. Ogni portaerei aveva un diario di bordo dei permessi, un'agenda informale che elencava tutti i visitatori attesi per quel giorno, VIP dell'esercito, dignitari stranieri, politici. Nishimura pensò di chiederlo per verificare l'identità di quei turisti pasticcioni. Solo che non potevano essere visitatori. Indossavano uniformi della marina. Pur essendo così in alto, Nishimura notò le violazioni nell'abbigliamento, camicie fuori dai pantaloni, tessuti macchiati. Fossero pure addetti alla stiva o tecnici nucleari che non vedevano mai il sole, nessuno sarebbe stato così sciocco da avvicinarsi alle piste. Un uomo era a pochi passi da un EA-18G Growler sul punto di decollare. Nishimura trattenne il respiro mentre il Growler veniva lanciato dalla catapulta 01. Sfrecciò nella pioggia e in mezzo al silenzio di chi guardava mozzò di netto la testa dell'uomo con l'estremità di un'ala. Fu la cosa peggiore che Nishimura avesse mai visto. Una decapitazione a bordo dell'USS Olympia. Tutto il mondo l'avrebbe saputo nel giro di poche ore. Forse ci sarebbe voluto qualcosa di più perché un sito internet mistico mortuario si impadronisse della registrazione delle telecamere. Ma i 6 mesi dell'ultima missione della Big Mama, se non tutta la sua onorevole carriera, sarebbero diventati una nota al piede di questo incidente. Nishimura vide il nero schizzo di sangue e la testa che rotolava a terra. Quelli della marina non erano facilmente impressionabili, ma tutti presenti sul ponte di comando trattennero rumorosamente il respiro. Halloween? Balbettò Lang. Signore, potrebbe trattarsi di Halloween? Nishimura sentì un'iniezione di speranza. Capiva ciò che intendeva Lang. A Halloween mancavano 7 giorni ed era quindi il momento buono per gli scherzi. Sottufficiali che si presentavano per le ispezioni vestiti come Power Rangers. Il capitano Pete che annunciava con la voce più seria del mondo un attacco da parte di un mostro marino e chiamava tutti gli uomini sul ponte. Ma quegli scherzi avevano l'approvazione del comandante Page. Erano scherzi innocui. Mandare i marinai su un ponte di volo in piena attività significava morte certa. La catapulta 02 sparò nel cielo un C-2A Greyhound. La forza dei suoi jet fece rotolare un intruso per 30 metri fino all'ascensore 02. L'uomo non indossava né giubbotto salvagente né elmetto. Avrebbe dovuto essere morto. Invece si rialzò, oscillando. Una gamba piegata all'infuori all'altezza del ginocchio. La sua uniforme bianca era segnata da una striscia di asfalto che gli aveva lacerato la camicia e la carne sottostante. Tornò a camminare sul ponte. «È quello che ho detto anch'io!» gridò Enstrom.
e si affrettò ad aggiungere: Signore, deve essere un agente biologico! Per questo dobbiamo chiudere! Cosa facciamo se la gente arriva fin qui, signore? Nishimura non ne aveva idea. Sentiva l'avvicinarsi di un ritardo Nishimura, forse quello definitivo. Fra 10 anni sarebbe stato ancora lì ad aspettare che passasse. Uno scheletro coperto di ragnatele su una nave fantasma. Le operazioni sul ponte si stavano bloccando tra fumo e stridori. I segnalatori rinunciavano ai segnali in codice per agitare freneticamente le braccia ai piloti in coda. Altri si precipitavano verso i marinai invasori, facendo loro cenno di tornare verso la sovrastruttura. Un Super Hornet non più fissato al ponte era stato abbandonato e Nishimura lo guardò scivolare verso tribordo. 30 tonnellate di catastrofe imminente. Chi dobbiamo chiamare, signore? Devo cercare di nuovo l'ufficiale di servizio? Tutti gli uomini che lavoravano nella torre di comando si abituavano a vedere schemi indistinguibili a livello del suolo. Le file di jet posteggiati a babordo e a tribordo sembravano le mostrine di un ufficiale di prima classe. L'irrorazione dei deflettori di getto, quando era effettuata da 2 marinai contemporaneamente, creava un effetto ad ala di farfalla se il sole batteva sulle nuvole di spray oleoso. Inizialmente gli intrusi sul ponte erano parsi incapaci di metodo o di ordine, ma stavano emergendo degli schemi. Quando un intruso si trovava di fronte a un jet, a un sistema di rifornimento o a un veicolo di supporto, il suo percorso cambiava. Si dirigeva verso il marinaio più vicino, chiunque stesse inseguendo prima. Nishimura vide che il gruppo aveva formato un perfetto ovale intorno al ponte, come in base a un accordo silenzioso. Una donna con una uniforme color khaki staccò a morsi le dita di un marinaio. Nishimura vide il sangue che sgorgava sulla faccia della donna, che lo lambiva come una bambina che bevesse una canna da giardino. In quel momento Nishimura smise di considerarli intrusi. Erano la cosa da cui Chuck Corso li aveva messi in guardia. Erano spettri. E in qualche modo, contro ogni probabilità, erano riusciti a fare quello che nessun nemico era mai riuscito a fare: infiltrarsi in una portaerea americana, la risorsa più protetta dell'esercito. Enstrom, Lang e Legg non ebbero bisogno di ripetere le loro domande terrorizzate. La risposta di Nishimura giunse 2 minuti dopo. Velocità a 5 nodi! Timone tutto a sinistra! L'ufficiale di servizio, disse Legg debolmente. Sono io il responsabile, quartiermastro! Ha qualche problema? Perché rallentiamo, signore? San Diego è solo... Sono io il responsabile, Enstrom! Ignoro la natura della situazione, ma non porteremo questa nave sulla terraferma, è chiaro? 5 nodi, timone tutto a sinistra, puntiamo a una rotta circolare, allertare gruppo di attacco! Nishimura si ricordò che la Hickenlooper girava su se stessa fin dal mattino. Una rotta circolare! No! Signore! Dobbiamo tornare a casa! Non può decidere per tutti! Deve chiedere al comandante! Aveva ragione, ovviamente. Il comandante Page aveva l'ultima parola su tutto ciò che accadeva a bordo della sua nave. Ma la malattia del comandante adesso appariva più sospetta che mai. E se il suo deterioramento si fosse diffuso ad altri, come l'editto del capo di una setta avvelena i suoi seguaci? Era un pensiero ai limiti dell'ammutinamento a cui Nishimura non riusciva a sottrarsi. Vuole trasmettere l'ordine alla sala macchine secondo Nostromo o devo sollevarla dall'incarico? Nishimura posò il suo sguardo severo su Enstrom. Il sottufficiale si rattrappì come un cane spaventato, scoprendo i denti. Nishimura non apprezzò l'atteggiamento, ma aveva altro di cui preoccuparsi. Girò sui tacchi e guardò gli altri uomini sul ponte di comando, a uno, con lo stesso sguardo di sfida. Sono chiari a tutti i miei ordini? Posso contare su di voi? Nishimura inspirò e trattenne il fiato. I sì signore, Roger e sì comandante che seguirono sancivano un'unione che nessuna minaccia poteva turbare. Gli uomini tornarono al lavoro che sapevano fare così bene e il diligente rumore dei loro passi e il suono delle loro voci coprirono sia i borbottii di Tommy Enstrom sia gli appelli di Chuck Corso alla vigilanza. Nishimura riprese a respirare e il suo fiato appannò la finestra come uno schizzo di sangue argenteo. Non scuro come il liquido versato sul ponte di volo, ma altrettanto scioccante.
La completa armatura di Dio. Padre Bill non riconobbe i due marinai, uno nero e uno bianco, che entravano nella cappella, ma provò nei loro confronti una rabbia immediata e poco cristiana. Senza dubbio la loro improvvisa comparsa era legata alla chiusura del ponte di volo, ma quello era il suo momento con Mia Dolce, che aspettava ogni sudato giorno e ogni notte insonne. Quando lei si girò a guardarli e la sua coscia gli scivolò tra le dita, padre Bill ne fu irritato. Si alzò di scatto, un rivolo di sangue gli scese lungo la gamba e il cerotto che gli teneva il pene gonfio contro la coscia si tese bruscamente. Era arrabbiato. Si mise quasi a gridare, ma era padre Bill, il cappellano, il colonnello William Koppenborg. E la rabbia non gli si addiceva. «Quanti ospiti!» disse con tutta la calma possibile. «Siete i benvenuti! Se foste così gentili da tornare, diciamo, fra 30 minuti, cosicché possa finire questa conversazione...» Poche persone a bordo della portaerei venivano trattate con altrettanto rispetto. Per convenzione, i religiosi assumevano il rango di coloro che incontravano, che fosse un marinaio semplice o un ammiraglio. E anche in questo caso il religioso non era forse un filo al di sopra dell'ammiraglio? Questi due marinai sembravano ignorare tutto ciò. Invece di aspettare di essere riconosciuti e invitati, si fecero avanti e il nero spinse con una spalla al bianco contro una fila di sedie. Mentre le sedie si sparpagliavano, padre Bill notò che le ginocchia dei pantaloni del bianco erano zuppe di sangue. Mia Dolce si era schiacciata contro la parete di tribordo. Era una pilota di caccia e quindi portava una pistola al fianco, nel caso l'avessero abbattuta e catturata. La sua mano toccava goffamente la fondina e non senza motivo. Di sicuro non aveva mai avuto occasione di estrarre l'arma. Non ostacolato dalle sedie, il marinaio nero percorse la navata. Aveva il mento e il collo lucenti di sangue. Negli occhi un lampo alabastrino. I parrocchiani di solito abbracciavano padre Bill quando erano in preda al dolore o alla felicità, ma non si allungavano verso di lui in questo modo, con le dita alzate come artigli. Non doveva essere colpa della droga. Una portaerei era un gigantesco contenitore di emozioni continuamente sollecitate e quando la missione andava avanti troppo a lungo, senza azione, metà dell'equipaggio cominciava a lamentarsi perché sentiva il bisogno di far saltare in aria qualcosa. Era così che si arrivava all'omicidio. Per questo la nave aveva un obitorio. «Scappi!» Era la voce di Mia Dolce e padre Bill sentì la sua faccia farsi rovente come quando sfogliava fresh meat. Sentì una nuova sfiducia in quella voce. Era stato così orribile essere toccata da un uomo di Dio. Doveva essere grata, supplicare, inginocchiarsi e baciare il sangue sui suoi piedi. Oh, l'avrebbe presa adesso se avesse potuto, con entrambe le mani e le gambe, con tutti i denti, per fondersi in una delle bestie partorite dalla sua mente e dai suoi lombi. Un angelo demone, un dio con uccello e tette, ali e tentacoli. Mia Dolce scivolò verso l'uscita, ma i marinai erano troppo vicini perché padre Bill la seguisse, con le sue vecchie gambe e la sua coscia ferite dal taglierino. Sentì una stretta di delusione perché lei non aveva usato la pistola, ma poi i suoi pensieri si fecero più freddi. Se quei marinai erano ubriachi, ucciderli sarebbe stato un peccato. Si infilò gli invisibili abiti della santità. Indossò un sorriso in grado di calmare i più turbati membri del suo gregge e alzò una mano autorevole. «Venite a me, voi che siete stanchi e affaticati!» Indicò la prima fila di sedie proprio mentre il marinaio bianco, scalciando e sbracciandosi, le rovesciava a terra. Il caos parve eccitare il marinaio nero. Quando sorrise, una schiuma rosa punteggiata di tessuti scuri sgorgò dalle sue fauci. I due marinai si scontrarono e, come seguendo una musica dell'organo della cappella, alzarono le quattro braccia verso il collo del prete. Un'ombra scura scattò dietro padre Bill e andò a urtare i marinai. Era un uomo massiccio e forte, i muscoli sulla schiena e sulle braccia in evidenza sotto una maglia da lavoro nera. Era naturalmente la nemesi del prete, lo psicologo.
Qualche tempo prima, padre Bill era giunto alla conclusione che, benché l'orgoglioso miscredente annuisse rispettosamente a tutto ciò che dicevano i religiosi della nave, in privato li considerasse dei cretini. Lui aveva i suoi testi sacri e lo psicologo il suo blocchetto di ricette. Cosa preferivano i marinai? Le spalle dal linebacker dello psicologo colpirono al ventre i due marinai e caddero tutti e tre fra le sedie pieghevoli. Padre Bill cercò Mia Dolce, pensando di poter finire quanto avevano cominciato, ma era scomparsa. Padre Bill! Il doppio colpo dello psicologo, per quanto notevole, non aveva lasciato i marinai senza fiato. Non sembravano minimamente turbati. Afferrarono lo psicologo con apparente interesse, il che indicava come il prete non fosse stato un bersaglio premeditato. Padre Bill rifletté su questo mentre lo psicologo tratteneva per i capelli la testa del marinaio nero e usava un avambraccio per allontanare quello bianco. Mi aiuti, padre Bill, me ne tolga di dosso uno. Lo psicologo gridò un verso selvaggio, femmineo, che comunicò a padre Bill quello che doveva fare. Era un verso perfetto per lo psicologo. L'ululato moribondo di una professione farlocca e priva di peso rispetto alle antiche abitudini. Le mandibole del marinaio bianco erano affondate nel braccio dello psicologo e i denti stridevano contro l'ulna. Il marinaio scosse la testa, strappando dal braccio un brandello di carne, bianco come un fazzoletto e seguito da tessuti rossi. Lo psicologo guardò il buco incredulo, finché non sgorgò il sangue. Padre! Aveva l'impulso di vomitare alla vista della propria carne. Aiuto! Aiuto! Quando il marinaio nero strappò con un morso come una caramella il labbro superiore dello psicologo, quest'ultimo non gridò. Il suo volto era una schiuma rossastra che in parte colava all'interno e in parte veniva soffiata fuori. A dispetto della sgradevolezza dello spettacolo, padre Bill udì la campanella della giustizia quando il labbro dello psicologo, insieme ai suoi baffi, venne risucchiato come uno spaghetto nella gola del marinaio nero. Per un istante i due marinai masticarono pensierosi, in silenzio. «Taccia ogni carne mortale!» I due marinai lo guardarono di sotto in su, come se gli avesse portato via le scodelle in cui mangiavano. Si alzarono. Aprirono le bocche e masticarono altri pezzi dello psicologo. Le loro braccia si alzarono, i loro piedi avanzarono. In pochi secondi le loro dita sfiorarono la maglia beige di padre Bill, che arretrò, mise male il piede destro e fece sgorgare sangue fresco dei tagli sulla coscia. Mentre si contraeva per il dolore, uno dei marinai afferrò con forza la maglia mentre l'altro cercava di impadronirsi di un suo orecchio. Non poteva cadere come lo psicologo, era migliore di lui, era un soldato di Cristo. Padre Bill si allontanò di scatto con un balzo da atleta. La sua anca cedette e il dolore gli arrivò fino alla pianta dei piedi, ma era libero, almeno per il momento, e vide a pochi passi di distanza il posto che gli sembrava più sicuro, il ripostiglio con le provviste. Spinse con la punta dei piedi, si aggrappò allo stipite della porta con le dita doloranti e si trascinò all'interno. Anche i marinai scattarono, gli occhi bianchi e le bocche rosse, lottando per fare la comunione con il suo corpo e il suo sangue. Padre Bill chiuse di scatto la porta, che respinse le dita protese del marinaio nero. Non c'era serratura, ovviamente, ma per non ingombrare il corridoio la porta si apriva verso l'interno, ed era un vantaggio. Padre Bill appoggiò la schiena contro una scatola di innari e premette i piedi contro la porta, su cui i marinai cominciarono a battere i pugni. Il tenente colonnello William Koppenborg aveva sperimentato la guerra, dal Golfo Persico, il Mare Arabico e il Canale di Suez alle operazioni in stile bellico seguite all'11 settembre e all'uragano Katrina. Sempre dalla posizione riparata della cappella, certo, ma sapeva com'era una guerra. Marinai che arrivavano a messa con le braccia al collo e la testa bendata e altri che morivano urlando mentre lui somministrava l'estrema unzione. Sapeva anche che rumore faceva la guerra, al di là dei sibili e dei tonfi, fino agli stridori e ai rombi. Capiva che gli uomini dall'altra parte della porta erano la guerra. Potevano anzi costituire una reinterpretazione dell'idea stessa di guerra,
così come i combattenti solitari del terrorismo avevano superato le tecnologie chirurgiche del Golfo Persico, che aveva superato i trucchi da scacchisti della Seconda Guerra Mondiale, che aveva superato il tritacarne industriale della Prima Guerra Mondiale, che aveva superato gli inganni degli spostamenti di truppe dell'epoca napoleonica. L'arte della morte era in continua evoluzione. Le gambe di Padre Bill tremavano. La porta si aprì leggermente. Lui premette e la richiuse. Efesini 6:11. Gli venne in aiuto come la cavalleria. Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del demonio. Non c'era versetto che recitasse più spesso ai soldati ansiosi, e mai prima aveva dubitato della sua efficacia. Era protetto da Dio, questo lo sapeva. Eppure poteva non essere abbastanza. Adesso che aveva fatto quello che l'addestramento gli aveva insegnato a non fare mai. Chiudersi in un angolo, senza vie d'uscita. Schianto controllato. Che si corresse a bordo di una portaerei era previsto, perfino richiesto. Ma Jenny non si era mai mossa così veloce, saltando sui divisori arrotondati alla base dei portelli a tenuta stagna e aggrappandosi ai tubi per svoltare gli angoli. Confusamente sentì che questa era una prova di abilità, ma non ne provò alcun orgoglio. Aveva abbandonato Padre Bill, che a dispetto del modo in cui l'aveva stretto il ginocchio era un vecchio fragile disarmato, mentre lei era una pilota di caccia e aveva una pistola. Poi era arrivato lo psicologo e lui era giovane e forte, ma come mai c'era tutto quel silenzio sul ponte di volo? Il ponte di volo era il posto dove lei aveva esperienza e poteva essere di aiuto. Non si faceva illusioni. Il senso di colpa che era cresciuto nella notte, senza l'analgesico del sonno, si era gonfiato come un gozzo. I suoi atterraggi mancati la spingevano via dalla cappella, oltre la sala reazione, su per la scaletta e davanti allo spaccio degli aviatori. Forse adesso avrebbe potuto rimediare i suoi errori, aiutare la gente anziché metterla a rischio. La stanza accanto alla sala gestione del ponte era piena di marinai. Alcuni correvano verso il ponte, altri ne tornavano con espressione stupefatta. Jenny passò urtandoli e poi corse fuori. La pioggia le cadde addosso come una rete, investendola e avvolgendola, e quando riacquistò l'equilibrio era fradicia e i suoi capelli ricci erano diventati lisci come l'elmetto che aveva lasciato nella cappella e che non avrebbe mai più rivisto. Il suo piede urtò qualcosa che non doveva trovarsi lì. Guardò l'oggetto rotolare e fermarsi. Una testa umana, staccata dal collo, come un prosciutto. Jenny continuò a correre. Fermarsi poteva voler dire non muoversi mai più. Distolse gli occhi dalla pioggia che si raccoglieva nella bocca e nelle orbite della testa e si concentrò sulle sue scarpe marroni. Le scarpe che si meritava. Doveva convincersene e alla svelta. Alzò lo sguardo e osservò il caos attorno a lei. Era colpa della pioggia? Le nuvole erano piene di sostanze tossiche russe e nordcoreane? Le felpe a colori vivaci e giubbotti di salvataggio erano in disordine, lontani dalle loro solite posizioni. C'era una sola ragione possibile per questo: un'operazione di recupero detriti. Per qualche secondo Jenny si convinse che era così, che stava assistendo ancora una volta al suo rito prediletto. I detriti, tuttavia, erano molto più significativi del solito. Il gancio di una delle catapulte strappato come un pezzo d'intestino, un cavo di rifornimento staccato come una aorta tagliata dal suo ventricolo. I vetri colorati delle Datum Lights, i faretti di segnalazione, erano in pezzi. Una pessima notizia per chi atterrava. Un carrello con tre missili AMRAAM era abbandonato in mezzo al ponte, non bloccato. Una violazione incredibile. Poi c'erano altri oggetti. Una seconda testa decapitata, un anfibio da cui spuntava mezzo polpaccio umano, un elmetto antincendio pieno di un miscuglio di sangue, ossa e cervello. Il ponte era bagnato, come accadeva spesso, ma non solo di acqua, olio e carburante. C'erano pozze di liquido rosso dappertutto. Marinai dagli occhi bianchi ci mettevano dentro i piedi. L'asfalto vibrava mentre le sirene urlavano «Uomo in mare!». Jenny si guardò intorno, coi capelli bagnati incollati sulle gote. Vide due addetti al ponte che indicavano l'acqua. Le sirene urlarono di nuovo, 6 volte uomo in mare. Jenny si girò.
e vide un marinaio che lanciava una Chum Light a un compagno caduto. Poi ancora e ancora, sei fischi di sirena e altri sei. Uomo in mare! Uomo in mare! Gli uomini si stavano buttando in acqua. Jenny aveva visto risse del genere a Detroit, gente che si picchiava a mani nude. Qui c'erano marinai contro marinai. Veniva a galla l'animosità che covava in qualsiasi unità dell'esercito, se non in qualsiasi gruppo di americani. Nessuna struttura militare a stelle e strisce era più difesa di una porta aerei. Jenny lo sapeva, ma sapeva anche che quelle difese erano tutte rivolte verso l'esterno. Questo era il tallone d'Achille della porta aerei, un attacco dall'interno. La descrizione dei golem di padre Bill le riecheggiava nella mente. Un giorno i golem si sarebbero ribellati ai loro creatori, avrebbero imparato a creare altri golem e avrebbero usato il loro immenso numero per liberare la terra dal male. Jenny scacciò le sue paure con un grugnito e scattò sotto la pioggia. Di nuovo la mano le corse al calcio della pistola e si ritrasse. C'erano missili, contenitori di combustibile, marinai sparpagliati, troppo pericoloso. Per questo non sentiva gli altri piloti sparare. Di armati a bordo, oltre a loro, c'era solo il piccolo contingente di Marines. Ma chissà dov'erano. C'erano molte armi chiuse sotto controllo nella Santa Barbara della nave, ovviamente. Ma Jenny non aveva idea di quanto tempo ci voleva per tirarle fuori, né, soprattutto, se gli occhi di quelli che le custodivano erano diventati bianchi. Raccolse un pezzo di chiavistello che, a giudicare dal colore, doveva essere caduto da un carrello per le armi. Un marinaio che dalle mostrine sembrava uno specialista di intelligence teneva un membro della squadra incidenti con la camicia rossa inchiodato alla ruota di una gru d'emergenza. Alla nuca dello specialista mancava un lembo di pelle. Le vertebre, bianche come larve, sbucavano dalla carne rossa. Cercando un po' di stabilità sul corpo sventrato di un compagno caduto, i piedi di quello in camicia rossa incespicarono e cadde. «Si butti a terra, signore!» gridò Jenny. Lo specialista di intelligence parve non sentirla. Afferrò all'orecchio destro il mento di quello in camicia rossa come per baciarlo. Tizzoni ardenti si mossero nel petto di Jenny. Era stata ignorata tante volte, disprezzata dai cadetti maschi all'Accademia Aeronautica Navale di Pensacola, urtata al passaggio dai marinai che fingevano di non vederla, zittita nella sala comune dei Red Serpents come se fosse priva di voce quanto le signorine in intimo appese al muro dell'amore. Il soprannome dell'Olimpia poteva essere Big Mama, ma la nave era maschilista fino all'osso e Jenny ne aveva abbastanza. Il tempo della lotta coi polsi era finito. Arretrò come se si trovasse ancora nella squadra di softball della scuola superiore Cristo Re di Detroit e brandì il pezzo di chiavistello con tutte le sue forze. Il colpo colse lo specialista sul lato destro della testa e si ripercosse sulla spalla di Jenny e lungo la sua spina dorsale. La testa del marinaio colpì la sua spalla sinistra con uno schianto spaventoso. Una delle vertebre visibili scattò come la nocca di un dito e il collo si ruppe. L'uomo crollò in grembo a quello con la camicia rossa. Oscillando per il colpo, Jenny guardò in un'altra direzione e vide un uomo che tentava di allontanarsi strisciando da tre marinai che gli mordevano una gamba, una spalla e il cranio. Ovunque rivolgesse lo sguardo, la situazione peggiorava. Un pilota scaricava la sua pistola nel petto di un marinaio a due passi di distanza, sei colpi che non ebbero alcun effetto sulla candida avidità dei suoi occhi. Jenny udì un urlo accanto a lei, scartò e vide l'uomo con la camicia rossa dove l'aveva lasciato. A dispetto del collo rotto, le mandibole continuavano a schioccare. Come se non bastasse, il corpo insanguinato sotto a quello con la camicia rossa aveva ripreso vita e gli stava mordendo il perineo. L'uomo con la camicia rossa gemette. Un rivolo di sangue scuro gli sgorgò dall'inguine e dilagò intorno alla testa che muoveva allegramente i denti. Jenny arretrò da quella fontana di sangue come da un irrigatore in un giardino di periferia. Nello stesso tempo, un jet non fissato al ponte ne urtò lateralmente uno, che invece era fissato. Con un lacerante rumore metallico, una delle ali ripiegate sprizzò una nuvola di scintille, scavando un solco nella fusoliera dell'altro velivolo. Gli impatti fra un aereo e l'altro erano detti crunch
ed erano talmente temuti che nessuno sul ponte pronunciava quella parola e nessuna nave aveva nella dispensa le barrette croccanti chiamate Crunch Bar. Da dietro uno degli aerei coinvolti nel crunch, il tenente Bertrand Vivers, l'inventore della scatola dei suggerimenti, si trascinava sul ponte con un gomito, mentre l'altro braccio tentava di impedire le viscere di uscire dal suo petto squarciato. Vivers era sopravvissuto a 4 guerre e a 8 cicli di promozioni e sarebbe morto lì, sull'asfalto insanguinato, per mano dei suoi stessi uomini. La questione era quanto tempo ci avrebbe messo. Jenny continuava ad arretrare. Il suo tallone toccò un oggetto solido. Sapeva che si trattava della balaustra esterna del ponte che correva al di sopra della rete di protezione, rete che avrebbe raccolto i marinai che cadevano, a meno che non si fossero dati la pena di saltare oltre la rete stessa, come stavano facendo in quel momento. Mentre si allungava all'indietro per reggersi alla balaustra, una mano l'afferrò. Da buona recluta, Jenny notò innanzitutto i gradi, 3 strisce, prima classe e un tridente, un Navy SEAL. Altri dettagli mandavano un messaggio diverso, occhi madreperlacei, espressione imbambolata. La mano che le stringeva il polso era priva di indice e medio e Jenny non aveva bisogno di altre informazioni per sapere che poteva liberarsi con uno strattone. Al suo movimento l'anulare del SEAL, evidentemente perforato dal morso che aveva portato via le altre dita, si spezzò come una carota. Jenny scivolò lungo la balaustra e il SEAL la seguì, stringendo come una pinza il pollice e il mignolo che gli restavano. «No, signore! Si fermi, signore!» gridò lei. L'uomo non l'ascoltò e non si fermò. Non lo facevano mai. Jenny alzò il pezzo di chiavistello per colpirlo, ma la pioggia mista al grasso rendeva meno salda la sua presa e la sbarra le sfuggì di mano e cadde sul ponte. Il rumore fu assorbito dal ruggito della tempesta. La perdita ebbe un effetto paralizzante. Jenny si sentì dimezzata. Il SEAL era su di lei. La sua mano a pinza non serviva a nulla, ma l'altra funzionava. Si chinò con la bocca aperta quanto bastava per mostrare le otturazioni dei denti. In quel momento Jenny sperimentò di persona un crunch. Il metallo rovente, vibrante, la colpì alla nuca. Non dovette guardare per sapere che era uno dei suoi aerei. Un F-18, anche se c'era scritto il nome di un altro. Il SEAL, che pesava una volta e mezzo più di lei, si avvicinò. E la mandibola si staccò dall'articolazione. Il suo alito sapeva di menta e ferro, dentifricio e sangue. Jenny sentì che dei pezzi dell'aereo che conosceva bene quanto il proprio corpo le premevano contro la schiena. La luce di posizione, il termometro, il portello del motore di prua e tutto vibrava. Questo voleva dire che era in coda per il decollo. Questo voleva dire che i motori erano in azione. Nella sua mente lampeggiò il cartello che aveva notato il primo giorno in cui era salita a bordo della Big Mama. Attenzione! Jet in movimento. Eliche in funzione. Tutti brutti modi di morire, ma erano solo alcuni fra i tanti. Il credo del marinaio era qualcosa di più di un semplice poster attaccato nella sua cuccetta. Io rappresento lo spirito combattivo della Marina. Io sono un marinaio degli Stati Uniti. Invece di respingere l'uomo premendogli le mani sul petto, Jenny le fece ruotare con uno scatto del polso e, usando il proprio corpo come contrappeso, spinse il SEAL verso destra. La schiena dell'uomo rimbalzò sul motore, i suoi occhi si fecero più grandi e più bianchi e lui ruggì come se volesse avere l'ultima parola. Il risucchio d'aria del motore catturò il SEAL con la sua forza supersonica. L'uomo venne trascinato nella ventola come un ramo secco. Il suo corpo si spezzò in due all'altezza della vita prima di finire nel compressore. Il motore vibrò e tossì quando il corpo arrivò prima nella camera di combustione rovente e poi tra le lame rotanti della turbina. Jenny sentì i pezzi di carne che venivano sparati fuori come gas di scarico e schizzavano sul ponte. Si piegò all'indietro, terrorizzata all'idea di essere trascinata come lui, e per reazione finì a faccia in avanti in una pozzanghera. Girò su se stessa. Adesso puzzava di carburante e da quella posizione vide 200 degli uomini migliori della Big Mama che attuavano un colpo di stato. Jenny aveva sentito parlare delle vertiginose altezze a cui poteva condurre il patriottismo
I marinai anziani non finivano di parlare delle grida di esultanza che avevano scosso l'Enterprise l'11 settembre, quando la sua rotta era cambiata dall'Africa al Pakistan. Le mura della storia militare erano costruite con simili mattoni di valore, da Belleau Wood a Omaha Beach a Mogadiscio. Adesso si sarebbe aggiunto un nuovo mattone con la scritta Olimpia. Ciò non voleva dire che avessero vinto. Jenny sentì il sudore febbrile della sconfitta, la vide nelle spalle curve e nelle bocche all'ingiù e la sperimentò nei brividi di spossatezza che le piegavano le ginocchia. Atterraggio su una portaerei, l'obiettivo che di recente aveva stentato a raggiungere, era spesso detto schianto controllato, espressione adatta a ciò che stava accadendo in quel momento. Gli uomini e le donne intorno a lei, che non sapevano cosa fosse l'esitazione, stavano esitando a ogni passo, inevitabilmente. Gli invasori erano i loro ufficiali, i loro attendenti, i loro confidenti, i loro amici, e fare loro del male andava contro ogni addestramento e ogni sentimento. Quattro marinai con gli occhi bianchi, due coi giubbotti salvagente, scorsero Jenny e si avvicinarono, trascinando le membra lacere sotto il diluvio. Jenny si alzò in piedi e valutò freddamente la situazione. Non sarebbe mai riuscita a raggiungere la sicurezza della torre di controllo. C'era però un piccolo portello circolare a poca distanza che immetteva direttamente in un fusto, uno dei molti cunicoli verticali muniti di pioli che tagliavano la nave come cannucce da bibita e permettevano trasporti di emergenza in caso di incendio o di altre calamità. Fece un passo in quella direzione, tenendo d'occhio il quartetto. Avrebbe raggiunto il fusto e sarebbe riuscita a bloccare il portello prima che ci arrivassero anche loro, ma il cerchio di uomini si stringeva. Un mare di sangue. Quelle che i civili chiamerebbero porte su una portaerei erano in realtà portelli, massicce lastre di acciaio sagomato che una volta chiuse erano quasi impenetrabili. La porta dello sgabuzzino della cappella, però, era di legno. Benché padre Bill fosse digiuno di falegnameria, il mestiere di Gesù di Nazareth, sapeva che quella porta valeva poco più della chiusura di balsa della sua scatola di materiale pornografico e non fu realmente sorpreso quando la mano del marinaio bianco vi passò attraverso. L'uomo non aveva neanche dovuto chiuderla a pugno. La mano penetrò dritta, con il palmo in avanti, e quando spezzò il legno, la punta di due dita si rovesciò all'indietro e la pelle rivelò la carne intorno alle nocche. Senza arrestarsi per il dolore, il marinaio fece passare il braccio dal buco fino al bicipite. Il marinaio nero, nel frattempo, continuava a spingere la porta per aprirla. Ogni volta padre Bill spingeva in senso contrario, ma sapeva che le sue gambe senza più energia avrebbero perduto la battaglia a breve. La mano e il braccio del marinaio bianco frugavano alla cieca finché non trovarono l'anfibio di padre Bill e cominciarono ad afferrare il cuoio, ostacolati dalle dita rotte e penzolanti. Padre Bill sentì la fredda tunica del fato che gli cadeva addosso. Si meritava questo. Ogni volta che aveva punito la sua carne di peccatore con il taglierino, le bende avevano bloccato il sangue in mezz'ora. Sottoposte allo stress di quel giorno, sembrava che le sue ferite non dovessero richiudersi mai più. La coscia dei suoi pantaloni mimetici era inzuppata, il pavimento sottostante punteggiato di gocce nere come cioccolato. In quella posizione, con i nervi elettrizzati dalla paura, i muscoli tremanti per la fatica e la mente indebolita dalla perdita di sangue, la consapevolezza lo colpì con una forza e una purezza che potevano venire solo da Dio Onnipotente. Padre Bill non mise in dubbio la sua intuizione. Era logico che Dio avesse aspettato fino a quel momento per parlare. I martiri spesso raggiungevano l'illuminazione solo quando erano legati al palo del rogo. «Guarda il sangue che cade dalle dita rotte del marinaio bianco, padre Bill. Vedi com'è denso? Gocciola dalle dita, ma non scorre. Com'è possibile?» Padre Bill lo sapeva, perché gli era stata concessa la vista. Il terzo giorno, quando Dio aveva creato i mari, aveva creato un mare di sangue da cui tutti gli uomini e gli animali avrebbero preso la loro parte.
Quel mare avrebbe dovuto rifornire la terra per sempre, ma nel corso di migliaia di anni omicidi, stragi e guerre avevano svuotato il mare di sangue più rapidamente di quanto lo si potesse rifornire. E nelle dita spezzate del marinaio bianco si potevano vedere le conseguenze. Non c'era più sangue che scorreva, e senza il deterrente del liquido rosso versato, era inevitabile che gli esseri umani si facessero vicendevolmente a pezzi. Il colonnello William Koppenborg, cappellano cattolico dell'USS Olympia, era diverso. Era un eletto. C'era una ragione se la sua coscia non solo sanguinava, ma colava così abbondantemente. Il mare di sangue era dentro di lui. E pensare che aveva avuto bisogno di tagliarsi la carne per capirlo. Le conseguenze lo colpirono come un fulmine, con lo stesso piacere che lo coglieva quando intuiva il vero messaggio di un passo della Bibbia dopo averlo frainteso per decenni. Se la sua coscia malridotta era il segno dell'elezione di Dio, lui aveva sbagliato a considerare devianti i suoi recenti desideri. Non c'era niente di male nelle mostruosità di carne esposte su fresh meat. Le cose che voleva fare con Mia Dolce potevano riempire di nuovo il mare di sangue, come predetto in Apocalisse 16:4, un altro passaggio che aveva troppo a lungo frainteso. La porta si crepò verticalmente dall'alto in basso. Due facce con gli occhi bianchi comparvero nella fessura, ma padre Bill non ebbe paura. Con una calma che avrebbe ritenuto impossibile pochi secondi prima, passò in rassegna il contenuto dello sgabuzzino, umili attrezzi. Ma Gesù aveva forse le coppe incrostate di gemme o le gloriose vetrate della chiesa? Certo che no. Gesù trovava forza nei materiali più semplici, che fossero oggetti o apostoli. Padre Bill ritirò le gambe dalla porta e si alzò in piedi. La porta si spaccò al centro come un cracker e i due marinai caddero sulle schegge, abbracciati come bambini che fanno la lotta. Padre Bill prese dagli scaffali quello che gli serviva, la coppa d'oro che usava per la messa e un vaso di bronzo alto più di un metro, che teneva da parte per le cerimonie solenni. I marinai caduti si protendevano verso di lui, talmente affamati che usavano le braccia per afferrarlo, anziché per tirarsi su. Padre Bill non aveva bisogno di altri vantaggi. Alzò il vaso tenendolo per l'imboccatura fino a toccare il basso soffitto e fece cadere la base piatta sulla testa del soldato nero. Il cranio cedette con inaspettata facilità, aprendosi come due labbra per inghiottire il vaso. Padre Bill lasciò andare il vaso, che rimase dritto, pronto ad accogliere dei fiori freschi. Il marinaio bianco si era tirato in ginocchio, gli occhi inespressivi fissi sulla coscia di Padre Bill, che fece un passo indietro. «Il sangue della vita! Lo desideri, figliolo, e ti capisco, ma per ordine di Dio nostro Signore, il mio sangue lo do a chi voglio io, e devo essere cauto nel donarlo. Dio ti benedica, figliolo, e ti conservi. Amen!» Sbatté sulla testa del marinaio la coppa che nella sua grande mano sembrava una campanellina del coro. Non ebbe l'effetto soddisfacente del vaso. Il marinaio scattò all'indietro, poi in avanti. Padre Bill dovette colpirlo altre 10 volte e solo al quinto colpo riuscì a penetrare il cranio e a conficcare pezzi di osso nel cervello con ciascuno dei colpi successivi. La testa del marinaio cadde a terra, il sedere in alto come quello di un bambino addormentato. Padre Bill si chiese se dovesse impartire il sacramento dell'estrema unzione e decise di no. Quegli uomini, dopo tutto, erano già morti. Pensò che si sarebbero dovuti inventare nuovi sacramenti. A suo tempo, a suo tempo. Un rumore da un altro punto della cappella interruppe queste liete riflessioni. Ne stavano arrivando altri. Era naturale. I demoni non arrivavano a due, ma a frotte. Padre Bill lasciò cadere la coppa, ormai schiacciata e inutile. Si rivolse pregando agli scaffali con l'intenzione di fare una scelta più meditata e santa. La lavagna con gli inni era massiccia, ma difficile da maneggiare. Il vassoio di bronzo delle offerte si impugnava bene e il suo velluto rosso avrebbe nascosto il sangue, ma aveva gli orli arrotondati. Il fonte battesimale andava meglio. Aveva un rivestimento di vetro che gli conferiva un certo peso. C'era davvero da esitare nella scelta.
Sollevò dal posto in cui era conservato un palo di legno di 1,5 metri, sormontato da un crocifisso di 40 centimetri di larghezza, di ferro battuto, con gli angoli aguzzi e i ritratti degli evangelisti incisi alle 4 estremità. Le mani di padre Bill conoscevano il crocifisso processionale meglio di qualsiasi altro oggetto sulla nave. Sorrise affettuosamente alla figura centrale. L'espressione di Gesù Cristo era modesta, le sue caviglie incrociate con diffidenza, le braccia timidamente tese verso i loro chiodi. Padre Bill non sarebbe stato modesto, diffidente o timido. Se quel crocifisso l'avesse protetto, ciò avrebbe dimostrato che solo lui poteva salvare l'Olimpia. Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del demonio. Uscì nella sala. A destra, rumori. Dallo stesso portello attraverso il quale si era ritirata Mia Dolce, entrò un marinaio in condizioni spaventose. Aveva perso il braccio sinistro all'altezza del gomito e il resto sembrava l'ala masticata di un pollo su un piatto di avanzi. La bocca del marinaio si aprì alla vista di padre Bill come quella di un bambino che aspetta di essere nutrito. Padre Bill passò sul corpo dello psicologo, sussurrò fra sé Filippesi 4:13 e fece vedere al demoniaco marinaio cosa voleva dire accogliere Cristo nel cuore, alla lettera. Quando ritrasse la croce di bronzo, pezzi marroni di cuore colarono all'esterno. Il marinaio non cadde per questo, ma fu rallentato e il prete lo superò. Col bastone processionale che batteva sul pavimento di acciaio, alcuni soldati vivi si precipitarono sul ponte 02, tutti visibilmente in difficoltà sul piano fisico, mentale o spirituale. Molti, benedetti loro, gridarono: «Non da quella parte, padre! Attento, signor cappellano! Si mette a riparo, don!» Padre Bill rispose con un sereno, pio sorriso e continuò ad avanzare, convinto che tenendo la rotta di poppa si sarebbe riunito a Mia Dolce. Come sarebbe stata la loro non santa unione? Ne ebbe un'idea più precisa dopo essersi imbattuto in un balbettante ragazzo dalla pelle scura, a cui una donna demone stava divorando la faccia. Finalmente le sue visioni di Fresh Meat prendevano vita. Due corpi uniti nella fame erotica, l'appiccicaticcio umido sigillarsi di maschio e femmina, mangiatrice e mangiato. Rientrava gloriosamente nella tradizione ebraica, secondo la quale Dio aveva creato l'uomo come unione di due esseri, angeli immortali e bestie terrene, in modo che la santa unione potesse costituire un cammino verso il cielo. Come Gesù era risorto dai morti, questa nuova fusione di vita e morte istituiva un piano santo che padre Bill intendeva raggiungere appena avesse trovato Mia Dolce. Il suo passo era talmente ampio e orgoglioso che il cerotto che gli legava il pene alle cosce si staccò e la sua erezione scattò libera, lunga come un bastone processionale, dura come il ferro del crocifisso. L'eroica marcia di padre Bill si concluse negli hangar. Collegato al ponte di volo da 4 giganteschi ascensori, il vasto spazio occupava 2/3 della lunghezza della nave e conteneva 50 aerei in tutte le fasi della manutenzione. Il tipico odore di sudore umano, carburante freddo, aspro olio minerale e salsedine, oggi si mescolava a odori che raramente si sentivano al di fuori dei macelli. Lo zolfo della carne appena esposta, la puzza di selvatico del sangue. Gli aerei erano stati abbandonati a metà delle riparazioni. L'intrico di cavi all'interno dei motori si univa alle viscere umane drappeggiate come ghirlande su ali e ruote. I materiali antincendio erano ovunque: asce, estintori, coperte ignifughe, afferrate per sfidare i demoni e usate dai marinai impediti sia dall'abbigliamento, le scivolose soprascarpe di suede destinate a chi lavorava sulle ali dei jet, sia dalla loro riluttanza a colpire degli amici. «Con il mio aiuto, l'uomo ritroverà la decenza», pensò padre Bill, pochi secondi prima di essere circondato. Sorrideva da così tanto tempo che aggrottare la fronte gli fece male. Questo non doveva succedere, non aveva trovato Mia Dolce. Alzò il crocifisso per disperdere i demoni, quando invece loro si avvicinarono da ogni lato, la sua irritazione diventò paura.
Nello sgabuzzino della cappella ne aveva sconfitti due insieme, ma adesso ce n'erano troppi. Perché il Signore faceva così? L'armatura di Dio avrebbe dovuto proteggerlo. Dita dure premettero contro la sua schiena. No, non erano dita, erano i bulloni del portello di un fusto di accesso. I fusti non erano spazi all'interno dei quali una persona sana di mente avrebbe trascorso del tempo. I preti, tuttavia, trascorrevano tutta la vita in ambienti piccoli, canoniche, confessionali, trincee. Cominciò ad aprire il portello, ci voleva forza, non usava i muscoli da anni e l'ultimo bullone faceva resistenza, metallo contro metallo. Dalle sue spalle proveniva il rumore dei piedi dei demoni, l'asprezza del loro fiato. Immaginò di essere afferrato da decine di mani fredde e dure come bulloni del fusto. Era quello di cui aveva bisogno. La maniglia gemette e il portello si aprì. Padre Bill si infilò in un buco grande come lo sportello di una lavatrice e in un tubo verticale sufficiente al passaggio di un uomo. Appoggiando i piedi sugli stretti pioli, guardò giù nel condotto che si apriva sotto di lui per 30 metri. Prese il portello e tirò, ma un forte urto gli fece tremare il braccio. Il bastone di legno del crocifisso era troppo lungo per entrare dal portello. I demoni si affollavano all'apertura, allungandosi oltre il bastone. «Buttalo via!» ordinò la parte del cervello di Padre Bill che potremmo chiamare razionale. Ma un uomo di Dio non era guidato dalla razionalità, bensì dalla fede. Quello era il suo bastone, la sua guida, il suo sostegno mentre camminava nella valle della morte. Confidando che Dio gli desse gambe forti come quelle di Giosuè e braccia ferme come quelle di Mosè, lasciò andare i pioli della scala, si chinò sulla destra verso 50 o 60 dita d'artiglio e afferrò il crocifisso a due mani. Le mani dei demoni, fredde come ghiaccio, agguantarono il suo dolce vita con la scritta CVN68X Cappellano e tentarono di prenderlo per i capelli che aveva perso da tempo. Padre Bill chiuse gli occhi contro il freddo serpente ondeggiante. Si immaginò come un santo sofferente in lotta con il drago dell'Apocalisse e tirò il suo bastone con i vecchi muscoli malfermi. Il palo si spezzò in due e Padre Bill perse l'equilibrio. Per un attimo fu perduto, poi il crocifisso e il metro scarso di bastone rimanente si incastrarono nello spazio vuoto come una sbarra da ginnasta e lui riuscì ad aggrapparsi a un altro piolo. «Gloria a Dio! Gloria a Dio!» I demoni lottavano per entrare nel fusto, ciascuno dalla sua parte. Padre Bill sistemò il crocifisso e si aggrappò con decisione al piolo di ferro. «In che direzione andare?» Guardò in giù. Guardò in su. «In alto», pensò, e cominciò l'ascesa, lentamente, reggendo con una mano il crocifisso e il mezzo bastone. In 30 secondi i demoni furono all'interno del fusto, ma non avevano né l'intelligenza per salire né la fede a sorreggerli. Padre Bill li sentì cadere uno dopo l'altro lungo il tubo, seguiti dal tonfo lontano dei loro corpi che si ammucchiavano in basso. Millennialisti. Il Vindicator esplose. 180 metri, 10.000 tonnellate, in viaggio alla velocità di 20 nodi con un equipaggio di 350 marinai di leva, 55 ufficiali e, con ogni probabilità, l'ammiraglio Vaux. In un secondo diventò una gigantesca magnolia dai fiori di un bianco accecante. La mano invisibile del calore allontanò Carl Nishimura e l'equipaggio dalle finestre della plancia di comando. Palle di fuoco rosso e arancione furono vomitate all'insù e si rivestirono di fumo. Pochi secondi dopo, mentre Carl si riprendeva, una cascata di acqua salata precipitava di nuovo nell'oceano, sollevando enormi rottami contorti, parte di un timone, la pala di un'elica, la metà superiore dell'albero. «Dobbiamo allontanarci!» ruggì Enstrom e aggiunse isterico. «Signore! Signore! Signore!» «Mantenga la rotta, secondo Nostromo!» «Lang, apra gli occhi! Cerchi i marinai in acqua!» «Non possiamo raggiungere le sciarupe di salvataggio, signore! Guardi il ponte di volo, signore!» Nishimura stava già guardando il ponte di volo. Non distoglieva lo sguardo da un'ora, che gli sembrava lunga come 6 mesi. Un'intera nuova missione. Nessuna fornitura di armi raggiunta dalla Santa Barbara della nave, nessun aiuto sembrava che fosse in arrivo. Eppure,
non tutto era perduto. C'era stata un'ultima manifestazione di coraggio. Sul ponte della Big Mama, sotto la nube della più grande esplosione di una nave dopo Pearl Harbor, e questa era senza dubbio una Pearl Harbor di altro tipo, con il grido dell'esercito imperiale giapponese «Tora, Tora, Tora!», sostituito da disperati gemiti di fame. Nishimura aveva assistito a gesta di eroismo degne di entrare nella storia della Marina. Un gruppo di uomini aveva azionato per due volte la catapulta 02. In mancanza di un aereo, la navetta spinta dal vapore aveva tagliato a metà parecchi spettri, pasturando il Pacifico. Un giovane ufficiale coraggioso aveva azionato una gru d'emergenza, usando il braccio per spazzare gli spettri mentre altri ne schiacciava con le sue sei ruote massicce. Un gruppo estemporaneo con un arcobaleno di giubbotti di salvataggio si era unito per manovrare un idrante da 12 kg per centimetro quadrato e sbattere in mare i demoni. Nessuno sapeva cogliere l'inclinazione di una nave come un timoniere. La rotta circolare ordinata da Nishimura stava contribuendo a far cadere gli spettri fuori bordo. La cosa più agghiacciante era vedere gli spettri che si buttavano giù dalla nave per dare la caccia ai marinai che erano saltati o in cerca di qualcos'altro. Nishimura si chiedeva se quegli spettri, i cui corpi resistevano alla morte, in realtà la desiderassero e scambiassero l'oceano nero illuminato dai Chun Lights per il cielo stellato. Poi c'erano i Marines. L'Olimpia aveva a bordo un distaccamento di 20 uomini che dovevano addestrarsi agli assalti anfibi. Le tensioni fra loro, soprannominati dai marinai quei bastardi sempre FI, e gli uomini della Marina, non mancavano mai. Al contrario dei marinai, tuttavia, i Marines erano armati, molto armati, e addestrati nel combattimento ravvicinato. Nishimura guardò stupefatto come un numero di Marines che formava sì e no una squadra di calcio stava conducendo una partita degna dei New England Patriots. Formavano delle reti intorno agli spettri e li spingevano in angoli ciechi dove potevano essere neutralizzati, cosa che poi facevano con un entusiasmo che si poteva considerare quasi eccessivo. Alle spalle di Nishimura i discorsi aumentavano di volume. Alcune voci le conosceva bene come la propria. Altre appartenevano a estranei che erano arrivati alla torre di comando in cerca di un rifugio. «Rapporto sui sopravvissuti del Vindicator?» «Niente, signore! L'acqua è in fiamme! Uno dei nostri ha bombardato il Vindicator, signore!» «La smetta, Enstrom! Si sono fatti saltare da soli!» «Con l'ammiraglio a bordo!» «Probabilmente ha dato l'ordine lui stesso! Probabilmente sapeva!» «Avvertite i Marines! Appena si apre uno spiraglio voglio i marinai su quelle scialuppe! Non mi interessa come!» «I Marines non rispondono, signore! Non risponde nessuno!» «Continui a provare finché rispondono! Lo vede quante di quelle persone stanno uscendo dalla torre di controllo? I ponti inferiori devono esserne pieni!» «Sta dicendo che salgono le scale! Io ne ho visto uno che non riconosceva neanche una porta!» «Non lo chieda a me! Stanno imparando!» «Abbiamo bisogno di uomini a quei cavi di arresto! Quanti aerei abbiamo in volo?» «Richiesta a controllo, signore! Alcuni di quei piloti potrebbero arrivare in California!» «Non abbiamo bisogno dei nostri aerei in California! Abbiamo bisogno che proteggano la loro nave! Devono spazzare il ponte e far fuori quei bastardi!» «Con i marinai dappertutto! Parla seriamente!» «Un attacco alla portaerei è un atto di guerra! Con tutto il dovuto rispetto, signore! Adesso quelle persone sono il nemico, signore!» «Perché nessuno ordina di andare ai posti di combattimento? Comandante, signore, non dovremmo dare l'ordine ai posti di combattimento?» Comandante. Questo gli ricordava qualcosa. Ma certo, era lui. Qualcuno doveva avergli fatto una domanda. Nishimura deglutì. Sentì un bruciore come se le ceneri infuocate nel cielo gli avessero infilato la lingua biforcuta nella gola. Doveva ancora essere l'ufficiale più anziano sulla plancia di comando, nel qual caso probabilmente doveva girarsi e rispondere. Ma il suo sguardo rimaneva puntato sui coraggiosi uomini e donne che si muovevano sul ponte. Gli ricordavano i suoi bambini e i loro corpi morbidi, fragili e indifesi. La sua mente vagò dal presente alla sua famiglia allargata. Visto l'aspetto da morti viventi degli spettri, era normale che Nishimura pensasse ai parenti di Larry a Trinidad e alle pratiche voodoo in cui credevano. Pensò invece ai suoi antenati del ramo paterno, in particolare a nonna Yumi, che si divertiva a terrorizzare i bambini sghignazzando. Era da Soba Yumi che il piccolo Carl aveva saputo del millennialista. La leggenda diceva che il millennialista era uscito dalla nube a forma di fungo di Hiroshima.
Un tempo era un uomo, ma adesso era un mostro carbonizzato, senza occhi, senza dita, senza mandibola. Incrostato di vetri rotti, un fantasma che perseguitava il Giappone ogni notte. Dal suo petto ferito giungevano risate roche, ansimanti. Continuava a camminare, brandendo il proprio corpo distrutto come uno stendardo in una parata, in modo che nessuno potesse dimenticare com'era morto, come chiunque poteva morire. I balzi avanti del cosiddetto progresso, la tecnologia disumanizzante, le macchine di morte sviluppate da vecchi tutti uguali nei loro laboratori. Il piccolo Carl aveva perduto il sonno, incapace di catalogare tranquillamente il millennialista come faceva, per esempio, con Optimus Prime e Megatron. Il millennialista non era un aggressore, ma una vittima. Il millennialista non era un amante della guerra, ma un suo prodotto. Per quanto spaventoso, il millennialista non intendeva fare del male. Da bambino Nishimura lo trovava molto inquietante. Adesso, a 43 anni, si chiese se quello stesso dubbio infantile potesse privarlo del sonno in futuro. Il millennialista, gli spettri, chi era il vero nemico? I mostri o gli uomini con i mezzi per crearli? Alla fine Nishimura distolse l'attenzione dal caos quattro piani più in basso e guardò Dayan Lang, esempio perfetto di dedizione, ma anche parte della macchina di morte. La donna aspettava le sue parole con la commovente certezza che lui avrebbe saputo cosa dire. Doveva almeno provarci. Era San Carl, dopo tutto. Dischiuse le labbra, che si spaccarono da quanto erano secche. Pensò di ricordare loro il rapporto uccisioni-perdite degli aviatori navali dal Vietnam all'operazione Desert Storm, 17-1, e di dire che bisognava avere fede perché numeri del genere vincevano sempre. Poiché stava guardando Lang, si perse il momento decisivo del disastro, anche se nella serie di disastri che seguirono poté immaginarlo. Un pilota in volo, in combutta con un controllore disperato alla torre di controllo della portaerei, o più probabilmente in diretta violazione degli ordini di quest'ultima, atterrò sul ponte con il proprio jet. L'intenzione senza dubbio era di spazzare via gli spettri in un colpo solo, ma il ponte era diventato un roveto di asfalto e acciaio. Nell'attimo in cui le ruote dell'FA-18C toccarono la pista, scivolarono su una macchia d'olio, carburante, schiuma di estintore e sangue umano, e il Super Hornet, fuori controllo, andò a sbattere. L'impatto a 150 km all'ora fu spaventoso, lo schianto definitivo, e tutti, a bordo dell'Olimpia, si rannicchiarono per proteggersi dall'urto. La reazione a catena fu una tale apocalisse da sfiorare l'assurdo. Il Super Hornet, esplodendo, fece partire due missili AIM-9 Sidewinder, un C-2A Greyhound e un MH-60RS Seahawk furono colpiti e saltarono in aria. I contenitori di azoto dell'unità vicina scoppiarono, lanciando frammenti di metallo rovente che falciarono il ponte. Il carburante in fiamme del Greyhound irrorò il caccia accanto, che prese fuoco come una tenda di poliestere. Il jet sparò i propri missili direttamente sul ponte di volo, colpendo il lanciamissili Mark 29 Sea Sparrow e la pista di atterraggio. Una perdita decisiva che comprometteva la possibilità che la Big Mama accogliesse qualsiasi aereo in futuro. In quel momento Nishimura capì che una ripresa delle attività normali non era destinata a verificarsi. Come tutte le portaerei, l'Olimpia dall'esterno sembrava inattaccabile. In realtà era una fornace di esplosivo e veleni chimici, carica di 3 milioni di galloni di combustibile per aerei e 3.000 tonnellate di armi. Questi materiali erano conservati per lo più sotto coperta, dove Nishimura pensava che fossero al sicuro. Ma con l'intero ponte di volo in fiamme, quelle piacevoli illusioni erano svanite. Tutto era possibile, tutto era probabile. I marinai sbucavano dalla tempesta di fuoco con i corpi in fiamme e l'unica caratteristica a distinguere i vivi dai morti era che i primi si arrendevano, cadevano e tentavano di morire, mentre gli spettri continuavano a muoversi, un'intera compagnia di millennialisti. Grazie alla loro posizione fortunata, alcuni marinai sopravvissero. Molti erano ustionati in maniera così grave che dal volto e dalle mani cadevano lembi di pelle increspata. Sembravano spettri,
e Nishimura guardò stupefatto i sopravvissuti rimasti sani che abbattevano questi marinai indifesi con armi e oggetti contundenti. Era fuoco amico, un massacro inutile che non faceva che raddoppiare la carneficina. Le sirene della nave urlarono un richiamo. Ai posti di combattimento! In gara con le esplosioni e le urla fragorose, senza riuscire in alcun modo a farsi ascoltare da un equipaggio sparpagliato, tanto meno da chi non si trovava più a bordo. Questo malgrado il fatto che la Big Mama fosse dotata di antenne a frusta, VSC-6 per il sistema di comunicazione satellitare, VRN-6, Satellite Signals Navigation Set GPS, USC-38 anti-interferenze, antenne SSR-1FM per le comunicazioni all'interno della flotta, ricevitori navali SRN-9 e SRN-19, nonché di un sistema SATCOM nuovo di zecca Challenge Athena 3, banda C, ad alta velocità. Strumenti di comunicazione dappertutto e nessuna possibilità di comunicare. Così finisce il mondo, pensò Nishimura. Da corpo a pane. Chiunque partecipasse a una missione su una portaerei conosceva la disposizione dei fusti di accesso. Per molti piloti l'addestramento finiva lì e le reclute, le burbe, era possibile che non ne avessero mai visto uno dall'interno, anche se ogni giorno ne sfioravano decine. Le lacune nella formazione di Jenny si stavano rapidamente colmando. Si tenne in equilibrio sui pioli nella sicurezza del fusto impenetrabile e sperò che le mani dei quattro marinai, con gli occhi latiginosi, smettessero di battere. Aveva bisogno che la smettessero. Guardando giù nel tubo di acciaio senza fondo, poco più largo delle sue spalle, si sentiva invadere da un timore che la faceva ansimare. Non c'era motivo. La carlinga di un F-18 lasciava pochi centimetri di spazio fra le ginocchia e il quadro comandi. In volo, nel cielo aperto, Jenny poteva mantenere il controllo di sé, ma il fusto era una lunga gola di acciaio. «Andate via! Vi prego!» Ma gli spettri si moltiplicavano, picchiavano sul portello sempre più forte, quasi a esprimere un rancore per ciò che piloti come Jennifer Angelis Pagan avevano fatto alla loro amata Marina. Conoscevano il suo registro di volo tutt'altro che impeccabile, annusavano il suo corpo femminile, ne assaporavano il sangue portoricano. Non ci si poteva fidare di lei. Poi il mondo al di sopra del portello esplose. O così parve. Ci fu uno schianto di un'intensità inaudita, seguito dall'orgoglioso ruggito di smisurate palle di fuoco. Pochi secondi dopo un'altra esplosione, altrettanto forte, e poi un'altra, ancora peggiore. Era assordante. Tutta la nave tremò, i pioli vibravano sotto le mani sudate di Jenny. L'Olimpia era sotto attacco. Il nemico che era riuscito a convincere i marinai ad attaccare i loro compagni, adesso interveniva dall'alto. I colpi sul portello del fusto cessarono. Jenny immaginò i marinai dagli occhi bianchi buttati a terra come pupazzi da una violenta fiammata. Il fusto si riempì del pungente odore del carburante e la temperatura aumentò di colpo. Jenny poteva rostire viva là dentro o soccombere ai gas tossici, a scelta. Come un ufficiale incaricato dell'appello, Jenny controllò e ricontrollò le condizioni delle sue mani e dei suoi piedi. Scarpe marroni, da non dimenticare. Prima di muoversi secondo uno schema che all'inizio le parve disperatamente casuale. Piede destro, mano sinistra. Piede sinistro, mano destra. Mentre i colpi sul ponte di volo continuavano, l'addestramento prese il sopravvento. Il corpo trovò il suo ritmo e le membra si mossero di concerto. Jenny raggiunse il primo portello di uscita. Le tempie le pulsavano mentre ricostruiva mentalmente la mappa della nave. Quella doveva essere la stazione di rifornimento. Controllò il portello col dorso della mano e la ritrasse subito. Era rovente. Con le orecchie che ancora ronzavano per le detonazioni, si accostò fino a percepire non solo le vampe di calore, ma anche lo stridore del metallo che si contorceva. Una bomba aveva colpito il ponte, pensò. Poi si accorse che a emettere quello stridore erano degli esseri umani.
Nella stazione di rifornimento c'erano persone che morivano e Jenny si trovò a sperare che fosse per il fuoco, in modo che l'ultima cosa che vedevano non fossero gli altri marinai che li divoravano. Jenny consultò la sua mappa mentale. Cosa c'era sul ponte 01? Lo spaccio di materiale per l'aviazione e sotto? Le sale a reazione e ventilazione. Doveva essere un punto sicuro per sfuggire la claustrofobia di quel tunnel verticale. Da lì avrebbe potuto trovare qualcun altro, forse addirittura qualche altro Red Serpent, e insieme potevano elaborare un piano per riprendere il controllo della nave. 5 pioli più in basso, nella zona morta fra un piano e l'altro, sentì una voce familiare. «Mia dolce!» Jenny abbassò lo sguardo per verificare se era davvero impazzita. 3 pioli sotto di lei, padre William Koppenborg si teneva aggrappato alla parete del fusto con una mano. Nell'altra aveva un grosso crocifisso di ferro attaccato a un bastone di legno rotto. Jenny aveva tentato, senza riuscirci, di accettare il crocifisso come oggetto religioso, ma quello sembrava diverso. Il Cristo aveva preso vita. Vero sangue colava dalle sue minuscole ferite e ciuffi di veri capelli e vera carne pendevano dagli angoli della croce. Quelle immagini le riportarono alla memoria le dita di padre Bill affondate nella sua coscia. «Padre!» Il suo sussulto riecheggiò nel condotto metallico. «Sta bene!» Lui le sorrise. Sotto la luce di sicurezza, i suoi denti scintillarono come perle. «Sapevo che ci saremmo ritrovati!» Salì un piolo. Il crocifisso sbatté contro il metallo. «Padre, no! Dobbiamo scendere, il livello 02 è...» Il suo braccio libero le circondò un polpaccio. Jenny perse l'equilibrio e si aggrappò a un piolo. «Padre, cado!» «Shh! Mia dolce, taccia ogni carne mortale!» La morse. La cosa più inquietante, si accorse Jenny, era che il morso le parve il momento culminante di una brutta storia. Per egoistiche ragioni di esplorazione spirituale aveva trascurato il fervore degli occhi acquosi di padre Bill, pur sapendo che le sfuggiva qualcosa. Adesso fissò confusa e incredula il magro signore col dolce vita e la voce da gentiluomo che stringeva le mandibole sulla sua gamba. L'abbigliamento standard dei piloti di marina era la tuta da aviatore CVU-27P Nomex, resistente al fuoco, agli agenti chimici e alle radiazioni, ma progettata anche per essere sottile e leggera. Jenny sentì ogni singolo dente di padre Bill che si stringeva sul suo polpaccio, senza però lacerare la Nomex. Jenny istintivamente scalciò, ma siccome il prete le teneva stretta la gamba, si ritrovò ad annaspare. L'altro piede di Jenny scivolò dal piolo e, avendo le mani sudate, cadde all'improvviso. I denti di padre Bill le sfiorarono il polpaccio, la coscia e l'anca, mentre cadeva. Jenny si aggrappò a un piolo con una mano. Il suo corpo si arrestò di colpo. Rimase appesa per un braccio, coi piedi che si agitavano in cerca di un appoggio, ma tutti i pioli che trovava erano occupati da padre Bill. Pensò di lasciarsi cadere più giù. I tubi avevano reti di sicurezza a ogni piano proprio a questo scopo. Poi vide con orrore che la rete sottostante e quella ancora più in basso erano state tagliate, probabilmente dal crocifisso. Se si lasciava andare, sarebbe caduta per 20 piani. Restare ferma voleva dire morire. La caduta aveva portato la testa di padre Bill all'altezza del suo seno e su di esso l'uomo si precipitò a bocca spalancata. La tuta da aviatore era più morbida lì, tutta tasche e pieghe. Jenny ruotò il torace e prese padre Bill ginocchiate sulle braccia, sul petto e sull'inguine. Sentì qualcosa che le parve un'arma, finché non capì che era il suo pene. Inverosimilmente eretto, che la spinse a lottare ancora di più, tirandosi su con un braccio per colpire il prete con la massima forza sulla coscia ferita. Il sangue schizzò dalla coscia come da un pomodoro maturo. Padre Bill gemette dietro i denti stretti sul colletto della sua tuta. Jenny approfittò della sua breve paralisi dovuta al dolore per aggrapparsi anche con l'altra mano al piolo sopra di sé. Si sarebbe liberata, sarebbe risalita e avrebbe affrontato le fiamme della stazione di rifornimento. L'attimo dopo provò una sensazione nuova, ma immediatamente riconoscibile. Era stata accoltellata. Era come uno schiaffo a mano aperta sulla schiena che lasciava dietro di sé un formicolio lungo e freddo.
Capì di essere stata colpita da uno degli spigoli aguzzi della croce di ferro, ma non osava staccare una mano per tentare di toglierselo di dosso. Rimase lì, semplicemente come un pezzo di carne, col crocifisso e il bastone rotto che pesavano mezza tonnellata sulla sua schiena. Padre Bill salì di un piolo, le accarezzò una guancia, lasciando una tiepida striscia di sangue. «Lo so che fa male!» Jenny gemette, odiò la propria voce, gemette di nuovo. «Gesù ha sofferto come un criminale comune prima di diventare il Cristo risorto. La transustanziazione è dolorosa, mia dolce, ma sta avvenendo su tutta la nave. Lo ammetto, non è il piacere che mi aspettavo, ma ha qualcosa di gioioso, no? Demoni e persone che si uniscono e diventano una cosa sola nella comunione condivisa». La voce di Padre Bill tremava come un foglio di alluminio. Il crocifisso oscillava sulla schiena di Jenny, lacerando i muscoli una fibra alla volta. Aiuto! Oh, ti aiuterò! Ti aiuterò a transustanziarti da corpo a pane, da carne a sangue. Per farlo condividerò il tuo corpo. Capisci? Nell'atto fisico si compie un atto spirituale. La prego! Vuole mangiarti! Gli occhi di Padre Bill si raggrinzirono in un sorriso di scusa. So che la tua fede è combattuta, ma non importa. La mia sarà sufficiente. Tu diventerai parte di me, come Eva era una costola di Adamo, e insieme noi risorgeremo nuovi, re e regina di un paradiso appena immaginabile. Oh, sono così felice di condividere tutto questo con la mia dolce! Il suo sorriso si ruppe, mentre la sua bocca si apriva come una trappola da orsi. Passò i denti su tutta la faccia di Jenny, il suo labbro inferiore superò il naso e le inglobò il mento, il suo fiato sapeva di sangue e di alitosi. Jenny staccò un braccio dal piolo e lo infilò tra i loro corpi, ma Padre Bill lo scostò con la stessa facilità con cui muoveva le membra incerte dei lattanti che battezzava. «Non avere paura!» sussurrò appoggiando la bocca sulla dolorante guancia sinistra di lei. «Pietro 4.1!» Le sue labbra e la sua lingua le percorsero la pelle. «Chi soffre nel suo corpo è libero dal peccato!» La mano libera di Jenny trovò la cosa più dura che portava la cintura. I denti di Padre Bill avevano appena cominciato ad affondare nella sua pelle quando Jenny Ferangelis Pagan, soprannominata semplicemente Jenny, aprì la fondina e tirò fuori la sua beretta M9. Conosceva la beretta M9 solo dai vecchi standard di qualificazione del personale, ma era stata una studentessa diligente. «Io sono un marinaio degli Stati Uniti, che non sprecava mai un colpo. Io rappresento lo spirito combattivo della Marina». E sentiva ancora l'istruttore che lodava la sua abilità nel puntamento a tre colpi con la beretta M9. Jenny alzò l'arma e puntò la canna sull'orecchio di Padre Bill. All'interno del tubo di metallo, il colpo fu talmente forte da cancellare tutti gli altri sensi. Quando la vita riprese, Jenny si trovò a cadere a testa in giù. Da qualche parte una pallottola rimbalzava. La pistola doveva essere scivolata dal cranio di Padre Bill nel momento in cui sparava, teoria confermata dal gemito di dolore del padre, forse per un timpano rotto. Jenny vide per una frazione di secondo la sua faccia coperta di sangue, terrorizzata, come quella di un bambino la cui mamma è stata crudele. La testa di Jenny colpì una superficie dura. Il suo ginocchio, il mento e la spalla sbatterono come la pallottola vagante e lei passò attraverso la rete di sicurezza rotta con una precisione da tuffatrice. Padre Bill era scomparso e Jenny stava precipitando anche lei verso la morte. Il rumore che rombava nelle viscere della nave doveva essere l'aria che le passava accanto alle orecchie. L'ossigeno le sgorgò dal petto ferito e tutte le ossa le si infransero. Ma non era così. Le ci volle mezzo minuto per crederci. Batté le palpebre sugli occhi che pulsavano per essere stati scossi dalle loro orbite e tentò di orientarsi. Mosse le membra. Tutte e quattro funzionavano, ma non toccarono nulla. Stava galleggiando. Un insondabile canale scuro si apriva sotto di lei. No, era sopra di lei.
era distesa sulla schiena pugnalata e sanguinante, e guardava i 9 piani attraverso cui era caduta. Doveva essere nella stiva della nave, vicino ai reattori. I marinai che lavoravano i motori a energia nucleare erano un gruppo enigmatico che molto di rado usciva alla luce del giorno, e Jenny fu colpita dal pensiero che fossero ancora tutti lì, troppo ossessionati da manopole e misuratori per sapere del caos di sopra. Fece un profondo respiro che le diffuse il dolore in tutto il corpo. «Aiuto!» La forza del suo grido la fece oscillare. Adesso capì. Una cinghia della tuta da aviatore si era impigliata nella maniglia del portello di accesso più basso. Era appesa per la vita come uno yo-yo al termine del filo. Nessun movimento delle braccia o delle gambe la avvicinava alla scala abbastanza per afferrarla. Esausta, rinunciò. Il suo corpo ruotava leggermente. Si impose di respirare, di riflettere, di ripassare quelle mappe mentali. Il pavimento della stiva doveva essere 3 o 4 metri sotto di lei. Poteva tagliare la cinghia e sopravvivere a una caduta del genere, senza problemi. C'era qualcos'altro sotto di lei. Rumori. Qualcosa che si muoveva, strisciava, colpiva, sbavava. «Gli ingegneri dei reattori», si disse Jenny, tentando di assumere una posizione da cui riusciva a vedere. Nel farlo, l'anfibio sinistro, allentato dalla caduta, le si sfilò dal piede. La sua scarpa marrone, l'eredità a cui aveva diritto in quanto aviatrice di marina. L'anfibio cadde su una bocca, che con istinto da pianta carnivora si mise a masticarla. Una decina di marinai giacevano ammucchiati sotto a Jenny, i corpi talmente devastati dalla caduta da sembrare un solo essere mostruoso. Un braccio spezzato unito a una gamba rotta collegata a un torso esploso su cui c'era una testa senza mandibola. Un mucchio di cadaveri sarebbe stato già un brutto spettacolo, ma quel mucchio si muoveva e si contorceva. Le braccia spezzate si protendevano verso Jenny, le gambe rotte tremavano, le teste sui colli spezzati facevano scattare le mascelle. Il ronzio che aveva sentito cadendo erano i gemiti dei marinai affamati. Jenny sentiva ancora il rumore delle gocce di sangue che le colavano dalla schiena, come sassolini in uno stagno. Sulla fronte di un marinaio che protendeva la lingua per berle. Anche gli altri sentirono, videro e annusarono il sangue di Jenny e misero più impegno per trascinare le loro ossa rotte gli uni sugli altri fino a diventare un'oscillante collina di carne che montava sempre più alta e più vicina. Jenny sentì anche un'altra cosa, stranamente musicale. Il tintinnio, come di pianola, della sua cinghia che cominciava a lacerarsi. Una fibra alla volta. Dio sta prendendo il comando. Il 27 ottobre 1966, più di 50 anni prima che gli spettri comparissero sulla USS Olympia, la USS Oriskany, una portaerei di classe SX attiva sia in Corea che in Vietnam, ebbe 5 ponti invasi dal fuoco in seguito all'esplosione di un bengala al magnesio nell'hangar. Morirono 44 uomini. 9 mesi dopo, il 28 luglio 1967, la USS Forrestal superò la Oriskany nella classifica dei peggiori disastri non provocati dal nemico su una portaerei, quando un F-4 Phantom posteggiato sul ponte sparò un missile Zuni nel serbatoio con 400 galloni di combustibile di un A-4D Skyhawk. L'esplosione innescò un incendio di 12 ore che uccise 134 uomini e ne ferì altri 62. «Noi supereremo queste cifre», pensò Nishimura. «Probabilmente l'abbiamo già fatto». I piani inferiori della torre di comando annegavano nella marea di fuoco montante. Solo una passerella e una scaletta garantivano la possibilità di salire, passando tra le fiamme che le lambivano e i fumi tossici. Tutti i marinai che non potevano scendere sotto coperta affrontavano quel percorso. Gli anfibi risuonavano sulle scalette e sulle passerelle e il clamore cambiava man mano che passi più lenti, pesanti e incerti si mettevano all'inseguimento.
A Nishimura bastò uscire una volta dalla plancia di comando per confermare i propri sospetti. Gli spettri stavano imparando. Si stavano arrampicando. Molti erano in fiamme, pire semoventi di carne sciolta e ossa calcinate. Alcuni marinai tentavano di superarli e prendevano fuoco anch'essi, mentre altri, nel disperato tentativo di porgere aiuto, spingevano i compagni in fiamme giù dalle passerelle rese viscide dalla pioggia. Forse con la speranza che riuscissero a rotolare in mare. Gli spettri appena usciti dai ponti inferiori erano indistinguibili dai marinai vivi e quando veniva loro offerta una mano per salire la scaletta più vicina, Nishimura vide una donna cadere con la gola tagliata, solo per rivederla pochi minuti dopo la porta della plancia con la trachea che vomitava bolle di aria insanguinata. La plancia di comando fu abbandonata appena prima di essere circondata. Alla Pry Fly! Via! 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 Abbandonare la propria postazione era la cosa peggiore che si potesse fare in marina. Ma che alternativa c'era? Una scaletta più in alto, al livello 010, l'ultimo della torre di comando, c'era la torre di controllo principale, o Pry Fly, dove il capitano Clyde Sulcheski e il suo assistente Willis Clyde Martell, i due uomini che avevano coraggiosamente tentato di fare amicizia con Ishimura, verificavano ogni aspetto delle operazioni di volo, dal ponte allo spazio aereo. Nel loro regno, l'equipaggio dell'Olimpia avrebbe tenuto l'ultima posizione. I marinai spaventati salirono, mentre altri, reagendo all'appello di condizione zebra del primo ufficiale, tornavano giù tra le fiamme per chiudere la nave. Nishimura odiava pensarlo, ma forse Tommy Enstrom aveva ragione fin dall'inizio. Bloccare tutti i portelli e sigillare tutte le uscite di sicurezza non sembrava più un'esagerazione. La Big Mama aveva preso un virus e stava morendo, un organo dopo l'altro. Un'orda di 30 uomini che lottavano e si spingevano era radunata sulla passerella della Pry Fly quando vi arrivò Nishimura. All'interno della Pry Fly stava succedendo qualcosa, ma la folla gli impediva la visuale. Stava cercando di spingersi più avanti quando fu bloccato da Enstrom, che gli si parò dinanzi senza un saluto, il mento alzato in segno di sfida, le gocce di pioggia sulla faccia come altri 100 occhi accusatori. «Dobbiamo staccare le scalette!» Era quasi un ordine da parte di un marinaio 6 gradini più in basso di lui nella graduatoria delle paghe. Nishimura sentì che l'incandescenza della sua faccia faceva evaporare la pioggia. Avrebbe voluto rimettere al suo posto quel subalterno urlando, ma un'occhiata alla folla di marinai impazziti lo bloccò. Forse non avrebbero reagito bene a un'esibizione di superiorità da parte di un ufficiale. «Le scalette rimangono al loro posto!» «Allora tutta questa torre di comando verrà invasa e sarà colpa sua!» «Abbiamo dei marinai laggiù, secondo Nostromo! Vuole lasciarli morire?» Nishimura distolse lo sguardo da quella nullità e alzò la voce. «C'è un addetto dell'ospedale quassù! Avremmo dei marinai con ustioni chimiche, inalazioni di fumo! Dobbiamo fare spazio!» «Quelle cose stanno salendo le scale in questo preciso momento!» L'espressione negli occhi di Enstrom non permise a Nishimura di dubitare delle sue parole. Ma il sottufficiale avrebbe dovuto cavarsela da solo. Nishimura si fece strada nella folla di marinai fradici, scostò un ultimo uomo dallo sguardo inebetito ed entrò nella Pry Fly. Due sedie blu imbottite con la scritta capitano e assistente. Schermi al plasma che permettevano la guida digitale di tutti gli aerei nell'hangar e sul ponte di volo. Il diario delle missioni che elencava le attività quotidiane. Tutto funzionava. Un faro di speranza nel punto più alto della CVN-68X. Solo due cose erano fuori luogo, e Nishimura se ne accorse solo dopo aver detto le prime quattro parole. «Avete preso contatti con...» Cominciò, e non arrivò mai a concludere, il comandante Page. La prima cosa fuori luogo era Clyde Sulcheski, o meglio ciò che ne rimaneva. Il suo corpo era stato ridotto a pezzi più o meno rettangolari con un'ascia da pompiere. Nishimura lo capì perché il marinaio che aveva eseguito l'operazione reggeva ancora l'attrezzo, sporco di sangue e carne, contro il petto ansimante. La faccia di Sulcheski era sfondata, il suo sorriso gregario ridotto a denti sparsi e frammenti appiccicosi di cranio. Era identificabile solo grazie all'uniforme rossa su cui era scritto il suo titolo. La quantità di sangue era oscena.
Sembrava che sul pavimento della Pry Fly ci fossero 5 centimetri di gelatina rossa in cui galleggiavano frammenti di carne. La seconda cosa fuori luogo, prevedibilmente, era Willis Clyde Martell, che se ne stava rilassato sulla sua sedia d'assistente, avvolto nell'uniforme gialla e con le cuffie, nel suo tipico atteggiamento contemplativo. Il centro della sua faccia era stato ridotto a un buco nero fumante da un colpo di pistola, sparato a bruciapelo. Nishimura provò shock e dolore, ma anche vergogna. Aveva tanto desiderato il sollievo di qualcuno che lo superasse di grado. Guardò l'uomo con l'ascia in mano, le sue mostrine lo classificavano come operaio edile. Tracce di colore sui pantaloni precisavano che si trattava di un imbianchino. Nishimura si rivolse a lui, col sangue ai suoi piedi che ondeggiava come l'acqua di un bagno. «Marinaio! Cos'è successo?» L'operaio si strinse l'ascia sotto il mento. «Io non volevo, signore!» Nishimura afferrò la sedia del comandante e considerò la risposta dell'operaio. Poteva voler dire che era scosso per aver dovuto massacrare due spettri, ma c'era un'interpretazione più cupa, perché Nishimura non aveva ancora visto nessuno spettro sul ponte 010. Che Selchesky e Clyde Martell stessero semplicemente per scappare? Il suo brivido fu un correre di ragni. Di nuovo si sentì come un bambino circondato da compagni che speravano di verificare quello che dicevano i nonni, cioè che i giapponesi avevano il sangue blu. Diede le spalle all'operaio e vide decine di occhi rossi che lo fissavano. Volevano salvarsi, volevano staccare quelle maledette scale. Se Nishimura non avesse dato l'ordine di farlo, avrebbero trovato qualcun altro. Dio, oh Dio buono, oh Dio signore! Forse tentati dalla protezione di un potere superiore, i marinai spostarono la loro attenzione da Nishimura a un rifugiato fuligginoso e sporco d'olio, proveniente dal ponte di volo, un addetto al carburante a giudicare dalla sua tuta color porpora che aveva il naso premuto contro una delle finestre di tribordo. «Oh signore! Oh Cristo! Oh Gesù Cristo!» Nishimura piantò le mani sulla console e si chinò in avanti per avere una visione più completa del ponte di volo. Un inferno di fuoco punteggiato da aerei ardenti e circondato da fiamme che sollevavano torrenti di carburante. «Eccolo! Oh signore! Oh Dio! Oh Cristo! Eccolo!» La camicia color porpora indicò un uomo che Nishimura scorse solo dopo un po' in mezzo all'inferno. Benché avesse la parte sinistra della testa coperta di sangue e i vestiti a brandelli, camminava a passi decisi e sicuri, mentre i gas dell'incendio lo minacciavano e gli spettri tentavano invano di afferrarlo. «È il cappellano!» «Ehi, è padre Bill!» Era proprio il prete, uno di quei veterani che Nishimura conosceva sì e no, ma rispetto al quale nutriva un lieve rancore professionale. Erano pochi gli uomini di quell'età che avessero ancora qualcosa da offrire all'esercito moderno e troppo spesso venivano coccolati come mascotte. Non era quello il modo di dirigere una marina. Sbucato da chissà dove, padre Bill reggeva alto con entrambe le braccia un crocifisso che lampeggiava riflettendo l'incendio. L'avrebbero ammazzato. Naturalmente l'avrebbero ammazzato. Nishimura e i marinai alle sue spalle sussultarono quando un altro contenitore di carburante esplose, lanciando tutt'intorno frammenti di metallo che si piantarono nell'asfalto, nelle pareti, negli spettri, in quasi tutto, tranne che in padre Bill. Fiamme rosse si gonfiavano e si ritraevano con incredibile tempismo, permettendo a padre Bill di procedere con passo regolare. «Vai, padre Bill!» «Puoi farcela, padre Bill!» Uno spettro si lanciò contro il prete e gli cadde davanti, inciampando su un carrello di munizioni. Padre Bill gli passò sopra. Due spettri con ferite aperte sul petto lo attaccarono da sinistra, ma si piegarono in due a causa di un cavo di arresto che era rimasto attorcigliato ai meccanismi di una gru. Lui li ignorò. Uno spettro con una gamba rotta tese le sue grinfie verso padre Bill, ma l'ascensore sotto a un aereo azionato da qualcuno che stava chiudendo l'hangar salì a livello del ponte di volo nel percorso lo spaccò, dall'inguine al cranio. In
questo modo, grazie a una folle successione di fortune o di veri e propri miracoli, il prete attraversò risolutamente il ponte. Gloria a Dio! Gloria a Padre Bill! Solo quando arrivò ai piedi della torre di comando, Padre Bill fu costretto a fermarsi. Chiuse gli occhi, alzò ancora di più il crocifisso e rimase in piedi davanti a una barriera di fuoco. Era una posa che Nishimura pensava di aver visto nelle illustrazioni fantastiche dei cavalieri che alzavano la spada contro invincibili draghi. Dobbiamo aiutarlo! Goldin, Meriwether, Trestle, forza! Nei minuti successivi, Nishimura e i marinai che lo trattenevano all'interno sentirono gli sforzi della squadra di soccorso. L'atterraggio delle scalette, l'impatto di oggetti contundenti, gli sporadici colpi d'arma da fuoco di chi era abbastanza fortunato da possederne ancora una. Padre Bill non si mosse di un centimetro. Alla fine gli spruzzi di schiuma cominciarono a domare l'incendio alla base della scaletta e diedero ai soccorritori la possibilità di sollevarlo verso la salvezza. Il ritorno della squadra di soccorso a livello 010 fu altrettanto lento. Una serie di forti rumori metallici annunciò il distacco delle scalette man mano che le superavano. Nishimura tentò di dirsi che andava tutto bene, che gli ordini inevitabilmente erano confusi in un simile caos, che la squadra di salvataggio poteva avere incontrato un ufficiale di grado superiore al suo. Ma quando i marinai all'interno della Pry Fly si divisero, creando un corridoio che conduceva proprio a Nishimura, vide solo i soliti marinai e sottufficiali che erano fuggiti sulla torre di comando. Con in più Padre Bill, che stringeva come un trofeo un crocifisso bruciacchiato, insanguinato col bastone spezzato. Con gli occhi arrossati dal fumo, il prete si inoltrò nel corridoio, con gli anfibi che sguazzavano nelle pozzanghere di pioggia, annerite dal sangue dei Sulceschi. Padre Bill si fermò di fronte a Nishimura. Aveva la faccia grigia per il fumo, la mano sinistra coperta di sangue rappreso, l'orecchio sinistro rovinato a metà del collo nero per il sangue uscito dalla ferita. I pochi capelli sulla sua testa e le folte sopracciglia erano nere. Batté le palpebre e guardò gli uomini, che lo fissavano in silenzio. Una congregazione più attenta, Nishimura ne era sicuro, di quelle che aveva mai avuto nella cappella. Dio sta prendendo il comando. Nishimura sentì i marinai intorno a lui che annuivano. Molti di loro, lo sapeva, avevano perso la testa quando i loro colleghi morti avevano smesso di morire. Quegli uomini, ed erano tutti uomini, neanche Diane Lang era arrivata fin lì, erano scappati dal pericolo. Erano i marinai più pronti a cedere in una situazione di emergenza ed erano lì in cerca di una facile salvezza. Il segreto indicibile dell'esercito era che attirava non solo gli americani migliori, ma anche i peggiori, i razzisti, i sessisti, i sanguinari, gli arrabbiati, e una porta aerei metteva insieme gli uni e gli altri in un'arena nucleare di 300 metri per 97 tonnellate. I timori di Nishimura si concretizzarono quando Enstrom si materializzò accanto al prete. Cosa dobbiamo fare, padre? Smetterla di muoverci in cerchio? Riprendere la rotta per San Diego? Calate l'ancora. Non andiamo da nessuna parte, figliolo. Domanda. Quanto poteva resistere la Big Mama senza fare rifornimento? Nishimura conosceva come tutti la drammatica cifra. Risposta: 15 anni. Forse sotto coperta c'erano persone migliori. Nishimura non lo sapeva. Sapeva solo che il ponte che separava il sopra e il sotto formicolava di millennialisti. Nishimura era contro Padre Bill e Tommy Enstrom per vari motivi. Doveva nascondere la sua famosa incandescenza se voleva sopravvivere ancora per qualche minuto. Non parliamo di giorni, settimane o anni, e lui doveva sopravvivere. Anche se ciò significava indurire molto il suo cuore prima di mostrare il muscolo incallito a Larry, Atsuko, Chiyo, Daiki, Neola e Bea. Mi dispiace, non sono lì a proteggervi, ma verrò. Un giorno o l'altro. Resistete il più possibile. Non sei solo.
Non ti aspettavi che il mondo fosse così. Il fuoco è dappertutto. Non ti piace. Il fuoco ostacola la tua caccia a ciò che potrebbe placare la fame. Per quanto ormai sia chiaro che la fame non si può placare. Hai morso molti dei veloci. La maggior parte della loro carne ti è caduta dalla bocca. Qualcosa ti è finito nello stomaco, dove galleggia nel sangue. La fame, lo capisci, non ha niente a che vedere col mangiare. L'hai intuito fin dall'inizio. La fame ha a che vedere con la caccia. Ma anche questa parola è insufficiente. Ha a che vedere con la comunicazione. C'è stata molta comunicazione. I primi veloci che hai trovato alla fine sono scappati, lasciando indietro quelli che non erano più veloci. Tu hai aspettato, pieno di curiosità e di speranza. A uno si sono svegliati, erano te. Tu non eri felice, solo soddisfatto. Tu hai una vaga memoria di aver provato la stessa piatta soddisfazione alla fine di un lavoro, quando eri anche tu uno dei veloci. La differenza è che adesso, mentre ti diffondi sulla nave, provi anche la soddisfazione degli altri tu. È come avere delle lunghe dita. Non puoi sentire tutti i dettagli, ma quanto basta per sapere che siete uniti. Tu comunichi più efficacemente dei veloci. Forse più efficacemente di quanto i veloci abbiano mai comunicato. Tu hai imparato molte cose su di te in breve tempo. Hai imparato che puoi sentire le cose molto calde o molto fredde. Ma fai fatica a distinguere le due. L'hai imparato quando hai afferrato la canna di un'arma che aveva appena sparato e il palmo della tua mano si è messo a fumare. Il tuo udito cattivo è un difetto meno importante di quanto non fosse all'inizio. I veloci, hai scoperto, sono rumorosi. Gridano e urlano, sbattono le porte, sparano. Non sembrano capire che così è facilissimo trovarli. Anche la tua vista cattiva ha poca importanza. Quando sono minacciati, i veloci accendono le luci, molte luci. Anche le loro armi lampeggiano quando sparano. Il che rende più pericolosi, più facili da seguire. Molti indossano abiti dai colori vivaci. Alcuni hanno dei simboli sul petto, talmente brillanti che riesci a vederli al buio. Tu capisci di essere nato senza un linguaggio solo quando certe parole cominciano a tornarti in mente. Per rammentare le parole, prima devi sentirle. È un processo lento, favorito dalla ripetizione. Certe parole e certe frasi sono ripetute più di altre in tua presenza. Muori, bastardo, pezzo di merda, stronzo, mucchio di letame. Da queste parole tu cominci a capire te stesso e come vieni considerato. Tu, bastardo, pezzo di merda, stronzo, mucchio di letame, hai guardato i veloci salire le scalette finché il tuo corpo non si è ricordato come fare. Sei risalito dalle stanze più buie a un posto dove l'aria è più frizzante e la luce più satura. Quassù i veloci abbondano, ma a te non piace dar loro la caccia a causa del fuoco. Il fuoco viene dai veloci. Sono le loro parole rabbiose diventate calore, luce, suono, odore, gusto. Non ti sei mosso dopo aver visto il fuoco. Tu non pensi che andrai ancora avanti. Tu hai paura. È una nuova sensazione per te. Col tempo le cose cambiano. Tu non sei solo. Sei più grande. Sei più forte. Hai trasmesso la capacità di salire le scale ad altri tu,
e non ti sei abbandonato. Non ti abbandonerai mai, bastardo, pezzo di merda, stronzo, mucchio di merda. Nessuna di queste parole fuoco importa. Il fuoco non può colpirvi tutti. Nuovi tu sostituiranno i tu che cadono. Il fumo non può nascondere i veloci. Si muovono troppo veloci per nascondersi. Si sono sempre mossi troppo veloci per sopravvivere. Tu vedi un tu che riconosci. Questo tu si volta a guardarti. Tu non sai quanto tempo ci metti a raggiungerti, ma quando siete vicini senti qualcosa dentro di te, dentro tutti e due. Conferma. Affetto. Un tempo eri chiamato Scad. L'altro tu un tempo si chiamava Jean. Nel grembo morto di tu, Jean, c'è una palla di sangue di carne più pesante del sangue della carne che hai nello stomaco. E ancora un altro tu. Se questo piccolo tu, Scad Jean, fosse abbastanza forte, si farebbe strada nei muscoli, nella pelle di tu, Jean, per venirne fuori. Senti qualcosa di simile alla nostalgia. Entrambi oscillate. Le vostre mani si toccano. È un caso. A meno che non sia un caso. Tu, Scad, ha le dita rotte. E una si infila in un buco nella mano di tu, Jean. Le vostre mani sono intrecciate. Non tenti di staccarle. Tu, Scad, nota un anello duro e caldo su un dito di tu, Jean. E tu, Scad, prova una piacevole sensazione di leggerezza. Camminate insieme, affiancati, senza nessuna ragione. Pensi che eravate abituati a farlo. Non è una camminata facile. Enormi macchinari creano delle barriere. Il fuoco è dappertutto e il fuoco è una cosa che si muove veloce. Ma il tempo è privo di significato. Tu non hai fretta. Tu, Scad, e tu, Jean, arrivate ai confini del mondo. Barriere di metallo vi impediscono di procedere oltre. Al di là c'è un cielo di fumo e acqua illuminata dai resti fiammeggianti di altri macchinari. Senti altri tu là fuori. Hai un'intuizione della dimensione delle cose. Se potessi allungarti sull'acqua, potresti allungarti anche sulla terra. Nessuno può dire fin dove arriveresti. La luce dell'incendio alle tue spalle lotta con il crepuscolo di un giorno che muore. Vi tenete per mano e immaginate un mondo troppo maturo. Voltate le spalle veloci, camminate tutti e due, tutti voi, cacciate, mordete, alcuni di voi bruciano, altri nascono, tutto accade proprio come deve. Morte dopo morte, il mondo diventa meno io e più tu.